E quello che state ascoltando è Fumble! Reduci dal play! Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, nonché il più fico di tutti, insieme allo spin-off SideQuest. E al fratellino minore, Epoca, di cui è iniziata la nuova campagna con l'unico anello. Così anche tutti voi tolkieniani convinti che vi siete disperati per la nostra puntata 300 potete ascoltare qualcuno non fare tante puntanate in una volta sola. In realtà c'è... In una volta sola. O forse ancora peggio. Una delle persone che gioca con me continua a ripetermi la cosa dell'albero sulla schiena, il mio terreno preferito. È stato un genio. Perché è un ranger. Cerca anche lei di dire... Ti porti una piantina e... Anche lei cerca e dice, ma ok, non c'ho caverna, però c'ho delle foglie. E quindi come se fosse la foresta. Se state guardando il video su Facebook o su YouTube, in diretta o non in diretta, vedrete che nell'angolo in basso a destra c'è scritto Glottos Miglior Game Design ai Player Awards. Miglior Game Design, cioè, ha cambiato l'interfaccia. Se lo merita. Che è vero, Glottos ha vinto come miglior game design al regolamento cosmico ai Player Awards di Player.it. E se è quella di Wolf of Wall Street, sì. Col bicchiere. Quindi, se non l'avete ancora comprato, è il momento giusto per farlo. Lo trovate su FumbleGDR.it, ovviamente, lo trovate su Facebook, nella nostra pagina. Lo trovate nei negozi. Se non lo trovate, dovete solo chiedere al vostro negoziante perché non ne hai una copia, animale, fallo arrivare. Ha vinto il premio come miglior game design. Dammi la mia copia, bastardo. Esatto, adesso costa solo 96 euro. Escluse le spese di spedizione. Però c'è il logo. Se aspettate il prossimo anno che vince un altro premio, lo pagherete 180. Quindi sappiate, esatto. Quindi approfittatene. Anche perché stanno per uscire i primi hack fatti da noi stessi, quindi non so se sono hack o se sono delle varianti, non ho ancora capito bene la definizione corretta. No, io lo chiamerò lo scopriremo. Non è una pezza. Io nel frattempo volevo ringraziare tutti quelli del play che sono andati a giocare a Not the End o sono andati a trovare Pustorino. Grazie. Mi hanno portato i Mikado. Allora, perché così almeno impara a allenarsi. Allora, ragazzi, io ve lo dico, Claudio è tornato a casa con 3 bottiglie di alcolici e un numero imprecisato di 4 bottiglie di alcolici e un numero imprecisato di giochi. Io avevo chiesto di portargli anche dello strutto. Esatto. Io sono tornato a casa con 3 bottiglie di alcolici e 15 scatole di Mikado. Onesto. Questo dovrebbe dirmi qualcosa. C'è anche una cosa solo per Gianni. No, davvero? Sì. Specificamente per Gianni e per il suo vasto amore per la È Francia. Metallo? No, è il suo vasto amore per la Francia. Esatto. Una bottiglietta di Riccardo. Mio odio. Con il cappellino. Il cappellino è un'aggiunta mia. Chi è il gentile, gentile ascoltatore a cui devo rendere la bottiglia? Ci sa il nome del donatore? Si saprebbe se io me lo ricordassi. Peraltro c'è scritto piccolo cappellino, grande causa. No, quella è una. Ma il cappellino lo puoi usare per il metallo. Allora, caro ascoltatore di cui Claudio non si ricorda il nome, ma che hai pensato a me per questa cosa, berrò in onore della prossima caduta della Francia tutto quello che c'è scritto, sperando che diventi metà qualcosa e metà qualcos'altro. Sappiate, se qualcuno dovesse regalare a me a Ivano, non avrà questo apprezzamento, quindi verrà buttato immediatamente senza essere neanche consumato. Ma comunque grazie, ogni dono è sempre apprezzato, grazie a chi ha pensato a me. Ho provato a vedere se c'era una copia di Ivano da regalarti, ma non l'ho trovata, purtroppo. Siamo molto triste. Siamo i ringraziamenti. Sai che tu mi fai sempre il regalo di Natale e compleanno? Quello non lo avrei contato e ti avrei chiesto comunque il regalo di Natale e compleanno. Gli avresti chiesto anche i danni, tramite avvocato, sì. Probabilmente. Allora mi devi dare il regalo di Natale e compleanno e quello di Ivano. Oh, se siamo ai ringraziamenti, grazie veramente a tutti quelli che hanno provato Not the End, grazie a quelli che mi hanno chiesto ma è in vendita, è stato molto bello, grazie che ci siamo divertiti tantissimo. Ah, adesso... quelli che gli hai detto sì è in vendita, gli hai fatto dare i soldi, ovviamente non gli hai dato il gioco. No, non è mai successo questo, non gli ho detto che non è... Non che io ricordi. No. Questa... Mi hai fatto vedere un rotolo. Questa non è un... Questa non è una fattura, diciamo. C'è una ricca vedova che ha staccato un segno. Ma perché mi stai chiedendo di firmare questo? No, zia, stai tranquilla. Se non l'avete giocato, ma lo volete giocare, andate e volete magari provare a giocare altri giochi, gli altri giochi di Fumble GDR, andate su fumblegdr.it/playtest. Perché da lì accedete la pagina di playtest dove noi condivideremo tutti i materiali di gioco che vanno playtestati. Tra cui Not the End, tra cui Boycott Facebook, tra cui Pugno a Razzo e tra cui anche
Shining Knits. È ancora su Facebook per ora, quindi è inutile che... Ah, sì, lo so, però boicot Facebook. Ma santo mica Zuckerberg guarda il Siamo Bumble. In diretta. Menzione... e si oscurò improvvisamente il canale. Menzione d'onore alla... come si dice? Alla bambina piccina picciò trotterella di 5 anni invece Lucrezia. Che 8. Che ha ucciso i suoi parti member. Esatto, che ha, no, che ha giocato a Shining Knits e abbiamo, cioè, ci siamo detti, vabbè, a 5 anni o ne ha 8, ci riuscirà, e ha cominciato a dire, ucciderò tutti gli orchi, per favore! Devo uccidere 15 fili. Esatto. Lo scopo era raccogli 10 fili di luce e torna al villaggio. Ne hanno raccolti 10 e lei fa: no, io ne voglio di più. Perché voglio uccidere gli orchi. Arriva nella sala del trono. C'è il re Viluppo protetto da 4 nodorchi. Lei poteva diventare invisibile. Allora divento invisibile e lo pugnalo alle spalle. Una potenza assassina. Queste nuove generazioni. È stata la partita più bella che ho fatto al play. Io l'ho detto che mia figlia Greta, che ha 5 anni, quando ha giocato a Shining Knits, è divertita un sacco. Quindi ci sta. Le 5 anni. E adesso quando dormi ti osserva così. Ovviamente, come i gatti, sai, quando sei lì e il gatto ti guarda e ti dici, vabbè. Bene, dato che abbiamo finito con i ringraziamenti e che vi abbiamo detto di comprare Clotos perché è il miglior gioco dell'anno del mondo, in italiano. Beh, perlomeno è il terzo miglior gioco dell'anno in assoluto. Assolutamente. Lascio la parola al nostro master. Quindi ritorniamo alla scena in cui ci eravamo interrotti senza riassunto, senza niente, così d'amblè, va bene. Oh, è talmente pathos che non si vanno a rileggere la puntata. Volevo sapere come va a finire. Tutti, no, volevo buttare giù una parola in francese per Gianni. Merci, merci. La revanche. Mon ami. Beh, per la somma del riassunto, se ne vanno a riascoltare la puntata precedente. Non fa una per pena. Adesso sappiamo che voi siete passati dall'hangar e scesi nel laboratorio dei manufatti dove avrete ritrovato la talisman. Esatto. C'è stata qualche difficoltà per entrare nel laboratorio, ma l'avete brillantemente superata con il savoir-faire di Roberto. Insomma, che cos'è? Sparo! Ha funzionato. Però. Assolutamente. Come sempre l'ignoranza vince sulla sapienza. E l'università proprio. Sì, sì, la sapienza all'università di Roma. Capito, bambini? Esatto, studiate! Studiate l'ignoranza, date ignoranza 2 all'università. Ho trovato una K47 sotto il letto, che è esatto. Babbo Natale. Come Dimitri Dimitra. Dimitri. Junior. E entrati nel laboratorio dei manufatti, c'era un braccio robotico che stava canando questa unità all'interno della Calypso barra Talisman con lo schermo su cui Ilona aveva avuto accesso, che gli veniva suggerito da quello che si palesa essere Bob e anche la nave. E la nave, sì. E con Samad che aveva sentito i vari Bob dentro Bob, quindi non ci si sta capendo più niente, che viene calato all'interno della nave. Certo. Il sullo schermo che lampeggia il yes, B-O-B. No. Bring per interrompere o proseguire con io tutto questo, visto che a Zero non gliene frega assolutamente niente di qualsiasi cosa di tecnologico. Io e te stiamo correndo. Voi due stiamo andando voi due. Ah sì, volevo appostare. Gli unici che stanno facendo qualcosa come giusto, sempre. Hai ragione. Perché il guardiano che può a quanto pare smaterializzarsi una volta distrutto e materializzarsi improvviso come esatto. È apparso in mezzo a voi. Vogliamo impedire che si ripari. Perché dalle conoscenze di Samad sapete che finché c'è energia nel posto deve tenere a guardia, questa si ripara in un tempo X e poi riappare. Però e quindi state correndo alla fonte d'energia. Di mettermi appostato per aspettare il guardiano. Ma meglio così andare alla fonte. Quindi dovete tenersi uno yes no. Sì. Io guardo lo schermo, in realtà tiro fuori un talismano, lo guardo, cerco di prendere ispirazione dal cosmo e scatto sì. Porca. Cerco di fermarle la mano prima. Io uso l'altra mano. Usa la terza mano. Beh, anch'io cerco di fermare l'altra mano, ne ho due anch'io. Ma una è sulle tette. No, una è sul fianco perché cercavo una boccetta d'alcol, ma non c'era. Aspetta, Eric, questo è alcolico, lo sai? Non mi interessa. Hai fatto il test?
Un test? L'hai fatto il test con l'intelligenza artificiale? Certo che ho fatto il test. Ah, e sì? Bob? E Bob? Appunto, Bob mi è sempre stato sui coglioni, in qualsiasi forma avesse. Ma sicuramente ci ascolta molto di più. Di chi? Di Al. E poi Al è praticamente morta. Al è morta? Sì, quando siamo stati attaccati, siamo precipitati, siamo scesi sulla stazione. In realtà Al non funzionava più. Va bene, se passa il test, allora se passa il test, Al l'aveva passato il test. Appunto, quindi diamo un'occasione a Bob. Benissimo, facciamogli il test prima di dire sì, allora. Ma deve essere innestato dentro l'astronave? No, assolutamente no, puoi comunicare in qualsiasi altra maniera. Ha parlato anche prima, ha detto fatemi tornare a casa mia. Io vi sento, Vedi? Vedi, appunto, quindi chiedevi cosa gli devi dire. Bene, Bob, la ricetta del coriolito. Siccome l'intelligenza artificiale sembra quella essere quella della nave, dato che ho detto io sono ancora Al, lui ti elenca la ricetta del coriolito. Qual è l'ingrediente segreto? Il peperoncino. Sbagliato! Non ha passato il test. Ma su via, Eric, cioè alla fine si sa che tu ci metti sempre il... L'antigeno è la base. Quello non è segreto. C'è un altro ingrediente segreto. Una spruzzata di limone. No, non hai passato il test neanche tu. Quindi fuori anche tu dalla mia nave. Dai, su via a pulircelo. Una fisiologica. Ma è naturale, è anche ovvio. Basta solo pensarci. Beh, ma sicuramente tu hai più memoria di noi, quindi che cos'è? La polvere da sparo. No. Vabbè, vuoi metterlo dentro questa intelligenza artificiale? Sì, sì. Va bene, è tutta colpa tua. La responsabilità sarà tua, se succede qualcosa è colpa tua. Va bene, mi prendo io le mie responsabilità, assolutamente. Ok, e io me ne vado urlando. È colpa di Lona, E vabbè, continuo il processo di innestamento di Bob. Il processo va avanti, dato che avevi premuto yes, e viene calata all'interno questa CPU che sembra essere più grande della precedente. Ci sta, ci può stare, sì. Non avete mai giocato a Mass Effect? No, io non ho mai giocato a Mass Effect. Viene calata all'interno e poi la nave sembra continuare con questi bracci che sembrano continuare a saldare. Collegare. Bene. Abbiamo anche provato a sparare al braccio per evitare che lo mettesse da dentro, non è servito a niente. Due colpi, adesso già vabbè. Poi si è inceppato il fucile. Sì, ma di fatto ho preso il talento machine gunner, ignoro il primo uno quando faccio il tiro automatico. Sì, dai, Bob ci ha sempre aiutato. A proposito di fucile inceppato, Claudio, mi passi Dark Point? Ah, voglia. Non prego. È vero, non l'ho preso, ho alzato la gestione. Bob non faceva altro che arrivare... palesarsi e poi sparire. Ma quale dei Bob? Tutti. Era la loro caratteristica. Il fatto che lui li assassinasse è un altro discorso. Ma io non ci sono, quindi. Avevano questa tendenza a sparire. Tutti quelli che ci ascoltano pensano che quello fosse un tacchino, ma noi non abbiamo mai comprato un tacchino. È un avanzo di un Bob. Per me Bob, io con Bob ho un legame speciale. Bob è sempre stato una persona. Innestiamo tecnologia aliena. Samantha è dimenticata da secoli. A cazzo. E io sono preso ancora a studiare quegli. Come si dice? Tutti quegli artefatti. E nello specifico non trovo più l'indice. Ma questo la bacchetta. Perché non sono là dentro. Non sono lì. Cioè un puoi scalcolarti col medio. Ma se vuoi andare avanti a cercarlo, puoi fare come Manto due successi con un viola. Ma io. Oh, c'era equipment, mi sentivo stupido peraltro. In erboristeria più carisma. Ok, metto il gado in posizione di importanza. Io ne mangerò pochi perché ho mal di gola e okay. Questi sono cosparsi di burro, quindi vanno giù che è un piacere. No, no, in realtà perché ci stiamo nutrendo Mikado in questo ma ci serve il Mikadollottoliere. No, sì, non basterebbe. Le 15. No, ma non puoi perché scusa, se il metallottoliere è fatto di metallo, il Mikadollottoliere finisce la prima sessione. È possibile. Beh, comunque, tornando a noi. Comunque io a breve arrivo vicino a allora sì, anche perché ho l'impressione che ci sia qua dentro qualcosa che mi potrebbe aiutare. Io vi ho detto di prendermi una spada. L'hanno presa? Hanno preso la spada monodimensionale. Così me l'hanno detto. Ok.
Il tempo passa e vedete che i bracci continuano a lavorare. Sembra anche innestare altre parti della nave. Ah, ok. Perfetto. Beh. Dato che però noi stiamo cercando di bloccare la corrente elettrica. Sì. Voglio vedere cosa succede. Perché se togliamo l'energia mi immagino anche che i bracci della cosa rimangano fermi. Certo. Quindi è plausibile. Sarà divertentissimo. Mm-hmm. Se nessuno ci dice niente. Poi. Beh, in realtà vorrei chiedere al computer che cosa stanno aggiungendo alla nave e qual è il termine della sistemazione della nave. Cioè, quanto tempo ci vuole in questo processo per far sì che la nave sia pronta per partire? Allora, vedi che la nave si sta aggiungendo e modificando le sezioni della nave? Sì, cabine di lusso. Disattiva le cabine di lusso. Vuoi salvare le cabine di lusso? No. No, ma quello lo schiaccio io. Sicuro? Sì. Appena esce la scritta, schiaccio no. Lei neanche la vede. Ci ho provato, Claudio. Grazie. grazie. Però è stata delle cabine mutagene. Massaggio incluso. Con i tentacoli. Esatto, che bello. I tuoi stessi tentacoli dopo la seduta. Giusto. Autoerotismo dopo una lunga giornata di lavoro. Ho visto abbastanza cari. Per sapere. Vedi che vengono installati altri componenti. Alcuni difensivi. Ok. Come armatura ablativa. Armatura ablativa. Generatore di trapassato remoto. Generatore di trapassato remoto. Diventi toscano. Che cazzo? Generatore di onda oscura. Di? Onda oscura. Chiamiamo l'oscurità sulla nave, mi sembra un'ottima idea. Generiamo! Sicuramente sarà un modo che oscura. Fai come ti senti, Ali. Noi non ci siamo, ignoraci. Certo, infatti. Siamo solo la tua ascolta, voce sulla ascolta spalla. Solo Gianni perché è lì. che penso che sia corrucciato e imbronciato. Poi vengono aggiunti anche il comparto lancia siluri. Ok. E laboratorio nanitico. Pulsore gravitazionale. Tu sei la nostra data genia. E basta. Ma il tecnico sono io. Lui è il tecnico, quindi... Ma lei sa cercare su Google cosa vuol dire. Ma non prenderli sotto Google. Provo a chiedere, che cos'è il laboratorio nanitico? Laboratorio nanitico ti dice che è un laboratorio dove dei naniti, piccoli robot, assemblano vari manufatti o varie tecnologie per essere messe a disposizione della nave e dell'equipaggio. Ah beh, interessante. Funzionano anche per riparare. Infatti ha modificato la baia di riparazione. Mia baia di riparazione. È potenziato, adesso mi danno più. Ma mi hanno spostato gli scudi. Sì, assolutamente. Sì. La talisman dei sette naniti. Li hanno messi lì dove ci sono le cabine di lusso. Al posto delle cabine di lusso li hanno messi. Comunque, tempo di completamento di tutte le operazioni circa tra una mezz'ora e un'ora. Non lo so bene nemmeno. Domandina, perché vabbè, non ci sono, ma noi avevamo i comparti fine, andavamo occupati tutti della nave. Quindi le starai installando al posto di qualcosa. Sai come funziona con i Lego da bambino che costruisci l'astronave e poi ci attacchi sopra la roba? Credo sta così. Facendo così oppure sta sostituendo parti? No, sta girando altra roba. Ah, ok, tipo la Gammy. Sta diventando una classe 2 praticamente. No, sta diventando una classe 4. Ah, scusa, sto si va a crescere, scusa. Sono Star Destroyer, go, va bene. Va bene. Non filo troppo, no, vabbè. Tanto non ci possiamo fare niente noi. Non sale perché il motore non la porta, però va bene. Prova a lanciare così. Fai conto che il Millennium Falcon è classe 2, tipo. Eh sì, quindi... Falcon è piccolo. È appunto classe 2. Com'è la nostra Talia? La nostra. La nostra, sì. Per comunicare c'è la Samad. Così piccolo. Il comunicatore? Ce l'ho anch'io se vuoi. Ma non c'ha l'angra del Millennium Falcon. No, non me lo devi pensare. Noi ce l'abbiamo, quindi è più grossa la nostra. Però devi avvisare gli altri che il processo terminerà in un'ora. Cosa interessante, io non ho il comunicatore. Io ne ho Exotuta è rimasta. Ah, ok, quindi in realtà il comunicatore ce l'hanno loro due che sono con sì, me. Praticamente lui va per chiamare e senti che suona il telefono nell'archivio. Samad? Sì, ho appena trovato qualcosa di interessante. Che è lì, Samad? Dove c'è anche il televisore qui in questa stanza. Samad, okay. Dice Ilona che tutto dura un'ora. Il processo della nave. Ma Samad è qua dietro. Sì, no, sono in effetti è vero. Bip.
Ok, vedete che mi sto infilando tipo in una, nella bisaccia una cosa che sembra un... una cabina di lusso. No, purtroppo è di forma, cioè nel senso, purtroppo è descritto come un oggetto oscuro di forma oblunga. Potrei aggiungere il metallo. Un dildo. No, è stata una specie di bacchetta di ossidiana. Samad, poi chiedono, cioè, chiede se vuoi aggiungere le cabine di lusso. Beh, certo, ovviamente dovremmo aggiungere le cabine di lusso. Cosa potremmo fare di altro? Ho già schiacciato tutto. Piace... Beh, ma tornate indietro. Non si può. Come è non sequenziale. Si può? Sequenziale. È il tutorial. È un'intelligenza aliena incredibile che si sta autogenerando da millenni e non puoi tornare indietro. Bob, puoi tornare indietro? No. Bob ha paura a rispondere. Vedi che ci sono dei puntini sullo schermo. Bob, che lo disattivo. E Bob, la nostra nuova intelligenza artificiale. Cosa state installando? No, si è già installata, ha fatto tutto lei. No, l'ha installata lei. Non è vero. Sì, è vero. Sì, sì. Io c'è scritto tipo contrario. Interfaccia manuale attiva. Ha fallito il test. Gli ho chiesto, cosa faresti se a un certo punto ci fosse da aprire un portellone con dentro dei vestiti di lusso? E lui ha detto... lo aprirei e li farei finire nello spazio. Ha fallito il test. E lei l'ha voluto inserire lo stesso. Samad, secondo te sono affidabile di più io o Eric in questa cosa? Prima di decidere, sappi che in questo momento stanno installando Bob sulla nave. No, già installato. No, già installato. Già installato, quindi... Da mo' anche. Da mo'. Ilona. Sì. Quando anche Eric... ritiene rischioso fare qualcosa, forse sarebbe il caso non di ascoltare lui, ma di farsi delle domande. Ma io sento che questa stazione in realtà sia molto che vuole aiutarci. Ah, una guarda, bestia biomeccanica ha appena cercato di sventrarci. No, aspetta, lì che... la bestia meccanica ha voluto attaccarci perché noi abbiamo divelto la porta che non siamo riusciti ad aprire. Quindi in realtà è normale, è come se qualcuno salisse sulla nostra astronave. È legittima difesa. È come andare a casa di Salvini. Esatto. Ma ormai in qualsiasi casa italiana. Quindi in questo senso qua era ovvio che la stazione volesse difendersi. Quindi noi siamo i ladri, no? Sì, ok, se i ladri che sono entrati in casa si mettessero a cucinarsi una pasta al ragù, tu ti incazzeresti di più o di meno? Stiamo utilizzando la loro officina. Siamo proprio sicuri che inserire un'intelligenza artificiale... Poi... Bob, tu non sai cosa ho sentito quando ho cercato Bob. Che cosa hai sentito quando hai cercato Bob? L'ho detto a Ron, tu dov'eri? Ho sentito una specie di... Oh mio Dio, mio Dio! No, effettivamente l'hai detto a Ron, ma no. Senti... Allora treno, l'hai detto un cazzo. No, a me me l'aveva detto. Beh, qualche fatto è fatto. Se c'è qualcuno che può smontarla, penso sia... No, Ron. Ma non possiamo farlo, altrimenti l'astronave non andrà più. Troviamo il nucleo? Disattiviamo il nucleo, così ciò che è venuto a cercarci non tornerà a cercarci. E dopo... Scusa, quei moduli che cosa sono? Cabine di lusso. Sono tutto tranne che delle cabine di lusso. Era l'unica cosa che... il pulsore gravitazionale. Era l'unica cosa di questo elenco di cose. Soltanto le cabine di lusso dovevate mettere. Non sappiamo neanche di cosa diavolo si tratta. Cosa avete fatto diventare la nostra nave? Scusa, adesso basta. Cosa ha fatto diventare l'astronave? Io ho solo sete. Ma infatti, per una volta sono nel d'accordo. Nel laboratorio con... dei naniti sicuramente sì. Potranno produrre anche dell'ottimo alcol. È vero. Ma è inutile che cerchi di blandirmi. Ha fallito il test. E tu, di testa tua, hai voluto rimettere dentro quella Dimmelo roba. Anche tu, Io Bob, poi quella nave la devo pilotare. Lo sai? Sì, perché vero. Non è che mentre tu stai lì, attivi i sensori, disattivi i sensori, attivi i sensori, disattivi i sensori, attivi i sensori, disattivi i sensori, io devo guidare mentre ci sparano. Tu avevi un comunicatore? No. No. Voi due dove siete? A correre verso il reattore. Stanno scendendo verso il reattore. E non c'è modo di contattarci. No. Io vado. Da dove? Da loro. In maratoneta. State qua. Noi stiamo correndo da 10 minuti. Non li prendi più, e siamo più fisicati. No, cioè, che non è difficile, peraltro. Mentre stiamo correndo, faccio Ron. Non te l'ho mai detto, ma questo forse è uno dei primi momenti in cui mi sento tranquillo a lasciare le scelte difficili in mano al resto dell'equipaggio. Io intanto faccio parkour. C'è voluto un po' di tempo, sai come sono fatto, ma credo che in questo momento mi fido non possiamo di chiedere loro. Di meglio dal nostro equipaggio.
perfettamente ragione. Forse quel bel discorso che abbiamo avuto l'altro giorno ha rimesso la testa sulle spalle a Samad. Gli altri due già erano sulla strada. Eric lo vedo migliorato, soprattutto l'influenza di Lona lo trattiene. Anche l'assenza di alcol. Possibile anche quella. Disse mentre Gianni versava. No, io mi immagino in questo momento Eric si è avvicinato a dove stanno montando tutto, ha aperto un coso, è uscito del liquido. Esatto. Il bicchiere ha tappato. L'olio del motore. Ilona, c'è modo di disattivare tutti i sistemi della nave, a parte il sistema di dialogo con l'intelligenza artificiale? È una cosa possibile? Devi fare una prova col computer. Fantastico. Per quale motivo vuoi fare questa cosa? Perché vorrei parlarci senza che la nave ci spari addosso con i cannoni rotanti. Ma mi può parlare, signore? E non ho cannoni rotanti. Ho i siluri antigravità. Non ho i cannoni rotanti. Era già attivo. Per ora. Quando l'avete attivata? Datemi 10 minuti. Era già attivo. Era già attiva l'intelligenza. E voi l'avete montata. Tu c'eri quando io e Ron abbiamo sparato al braccio cercando di fermare la cosa. Certo. E poi siamo andati avanti dicendo pensateci voi. Ci hanno pensato. E poi hanno detto vabbè. Yes. Perché nel momento in cui stavamo decidendo cosa fare, lui ha parlato e ha chiesto di non farlo. Sono lì col dito. Bob, ritengo. Al, signore. Al? Non so perché continuate a chiamarmi Bob. Come stai? Entro i normali parametri, ma parametri migliorati. Puoi approfondire? La velocità di calcolo è stata aumentata, la capacità di memoria adesso funziona come capacità operativa, recuperati tutti i dati degli antichi, recuperata funzione primaria, integrata al sistema bioneurale nei circuiti della nave. E ti fa una spilzata di roba che ha aggiornato. Il tuo nome completo? Quello che mi avete dato voi, signore. Talisman. Non so se l'avrei mai ricordato fosse veramente Al. Che sei? La buchina del suggeritore? Sto correndo! E da sotto la paratrina. No, c'è un piccione che fa... pappagallo. Non se lo sarebbe ricordato il pappagallo? Ah, non se lo sarebbe ricordato? Al, ma una domanda... Chi ha ordinato qualche giorno fa di aprire il vano di carico con gli alcolici? Gli antichi. Credo di essere stato io, signore. È stato uno dei miei malfunzionamenti. Questa integrazione ha evitato anche questi problemi. Anche se ho più capacità di discernimento adesso. Posso cercare di capire se mi sta perculando? Vedi? È evidentemente fallato. No, signore, il mio scafo è completamente integro. Ho fatto un 6. Allora, sembra averti detto la verità, perché d'altro canto lei, quando è successo quell'avvenimento... Tu avevi dato un mezzo comando. Sì, ricordo. E poi a Eric aveva detto addirittura che eri stato tu. Sì. Perché aveva paura che con tutto quell'alcol avrebbe sovraccaricato i sistemi di espulsione e di riciclaggio. Mi puoi descrivere come sei stato aggiornato? E soprattutto cosa è successo quando sei stata attaccata? È difficile da dire. In quel momento non ho grandi ricordi. Perché quando sono stato attaccato, signore, il programma ha cercato di riavviarmi. Ha riconosciuto che era una nave che veniva da questa base. Il mio sistema però gli è sembrato danneggiato, quindi ha cercato di riavviarmi. Ma quel programma è stato lanciato da qualcuno. Guardo Ilona, guardo Eric. Mi viene da dire che qualche fatto è fatto. Non ne faremo più parola. Oh, penso che a Ron dovremmo farne parola. Beh, tenendo conto che è partito, che c'era una classe 3, arriva che c'è quasi una classe 5. Beh, direi che probabilmente si insospettirà. Sì, la nave si sta ingrandendo una classe 5. No. Però c'è da dire una cosa, che sicuramente
sicuramente è aumentato di valore. Al, ho un'ultima domanda. Sì, non è più in garanzia ora. Il tutorial degli step per montare i moduli ha un modo per andare indietro? Fra gli step, dico. Signore, se vuole la cabina di lusso deve soltanto chiederlo, metterò all'opera in aniti, ma ci vorranno 2 ore e 45 minuti. Quanti punti oscurità vuoi perché questa cosa non si possa fare? Partecipo anch'io. Ho con me 8 talismani. Posso... Ma no! Si allunga il un processo. Un punto oscurità a testa, se arriviamo a 3 lo faccio. No, no. Ne hai già un chilo. Quanto? Io glielo darei. Dagliela sta cabina di lusso, ci vado a cagare dentro. Siamo in 2. No, no, io non voglio aumentare l'oscurità. Quanto tempo hai detto? 2 ore e 45 minuti. Sammate con la cabina. Abbiamo solo... incrementa l'oscurità. Rob, abbiamo solo una unica opzione. Staccare bloccare il reattore prima che metta le cabine di lusso. A me spiace, ragazzi, io dico fallo subito. Ok, adesso parte la corsa. Guarda qua, questo bel 6. È la corsa, parkour. Arrivare prima. E mi sa che adesso ci diamo a loro. Aspetta, anch'io lo voglio. Signore, parkour. Potrei suggerire di migliorare i sistemi di difensivi e offensivi e di farlo in orbita. Posso farlo anche dopo? Non mi sembra il caso di rimanere parkour. Qua. Parkour. D'accordo. Anch'io qualcuno ha attivato quel programma. E le ribadisco. E ha resettato la mia memoria. E grazie a voi che sono riuscito... a essere quello che sono e a vincere. Ma da dove è arrivato questo comando per bloccarti? Dall'interno della base scientifica. E che io sappia c'è solo una persona dentro questa base scientifica. Ma è quella che dobbiamo prendere noi. Corretto. Beh, la prenderemo anche a schiaffi. D'accordo? Sono d'accordo con te. Finalmente abbiamo trovato un... Sì, d'accordo, va bene così. Questa intelligenza artificiale mi piace. Abbiamo un nuovo membro dell'equipaggio. Adesso quando il braccio farà... È un membro dell'equipaggio che non avrebbe fatto la stessa cosa al posto tuo. No, non è vero. Va bene così. Qualche fatto è fatto. Mi sembra che le cose vadano bene. Allora io... Tiratemi. Voglio togliere la corrente. Voi state correndo. Sì, ma è un quarto d'ora che corriamo. Dove ora cazzo è il posto? il posto era 2 livelli più sotto. Ah. Non era dietro l'angolo, era 2 livelli più sotto, okay. Un minimo. Tiratemi tutti, tanti di 6, quanti punti vita avete attualmente? Tutti, anche noi? Tutti. E poi vi dico cosa succede. 1, 2, 4. Tanti di 6, quanti punti vita abbiamo? Sì. Minchia. Che sono gli point. E devo dirti i successi? Sì. Un successo e un vantaggio. Un successo e un vantaggio. Un successo, 2 vantaggi. Ok. Grazie. L'importante è fare almeno un successo. No. Ho fatto un successo. 2 vantaggi. Un successo. Un successo, un successo. Allora, chi non ha preso successi, chi non ha fatto nemmeno un successo, prende un punto di mind stress. Ok. Improvvisamente... Mentre voi state parlando fra di voi, voi correndo e siete in prossimità del reattore, vedete le pareti e il suolo dove camminate che viene attraversato da un'onda che attraversa il vostro corpo e chi non è riuscito a reggere il contraccolpo di quest'onda avverte un brivido all'interno di sé. Ok. Come se fosse avuto delle piccole contrazioni. Visto che è solo Eric che l'ha subito, no, anch'io. È l'alcol. Ah, ok. Anche lui vedi che è una specie di piccolo crampo su tutto il corpo. Ma anche aperto in 2 quella. Tutto bene? Prima. No. Cos'era quella cosa? Sarà un altro sistema di sicurezza. Dobbiamo togliere la corrente il prima possibile. Svegliarci, sì. Ma per fortuna che sopra ci sta pensando Ilona. Fatemi una prova di intelligenza voi due. Quindi wits più. Tecnologi. Erboristeria. Questo caricare sempre di più di responsabilità a questa povera ragazza. Io sono responsabile. Questo è un 6. Niente. Questi sono 2 vantaggi. Io non sono un gran pensatore. Allora. Ron riesce a capire che la forma dell'onda era sferica e che data la forma dell'onda e della velocità capisci che viene dall'interno del reattore.
ancora di più. Voglio andare nel reattore. Muoversi, io in braccio e carico il fucilone, quello da cecchino. Quello a Mesoni. Sì. Cos'è? Il fucile di Ghostbusters. Sì, secondo me fa quello. Io l'ho guardato, Ray. Io intanto chiedo a Dilona se riusciamo a metterci in comunicazione con la divisione scientifica, cioè con dove io so che è Yedrisi. No, come si chiama? Aspetta. Coso. Gurbani. Gurbani, Kaven Gurbani. Nell'oscurità. Potrebbe essere possibile dallo schermo comunicare con quella sezione? Boh. Possiamo. È una possibilità. Il problema è sapere la sezione esatta dove accendere il terminale. Ok. Lo sai? Io avevo visto dietro la sigla della stanza. Perché avevo fatto tipo un critico. Dai, va bene, proviamoci. Con data gene o. E mentre Ilona batte al computer, tira data gene. Ok. Voi due siete in prossimità. Ho fatto un 6, un 6 e un 5. Sai cosa mi piace di Lona? Che pensa sempre a quello che fa, non come Eric che fa la prima cosa che gli viene in mente. Ponderata, centrata, potrei imparare qualche cosa da lei, come dice la mia relationship sulla scheda. E imparerò. Secondo a me non Lona fare quello nella che mia fa. Relationship cioè, ha visto la verità, quindi l'ha vista. L'ha ignorata, certo. Ma l'ha vista. Beh, dettagli. Perché voi non avete visto veramente la verità. Cioè. Questo è quello che direbbe se fosse qui. Avete visto quella finta. Ed è sempre posata. Comunque, dov'è il reattore? Quello? Sparo? Sì. Un reattore? Bello. Io non so come si smonta. Cioè. Aspetta un attimo. Se vuoi farci esplodere insieme al reattore, sì. Quindi devi pensarci tu. Tu controlla che non arrivi un altro di quegli affari. Okay. Dove siamo? A massacrarci. Allora, intanto risponde Ilone e poi faccio voi. Tutti i colleghi col computer e con la stanza dove Samad aveva avuto la visione di Gurbani, e dentro quella stanza non c'è niente, però la porta è aperta. Ah, ok. Cosa che per te non torna perché lui era bloccato qua dentro. Voi due siete nel corridoio, quindi avete sceso tutto l'ascensore centrale perché c'era il teletrasporto, ma avete preso l'ascensore. Le scale. Allora aspetta, facciamo un altro quarto d'ora di scale. Minchia, un quarto d'ora per fare due livelli? E chi siamo, dei bambini di due anni? Abbiamo fatto parkour. Abbiamo fatto parkour. Quindi saltando il livello. Esatto. Vi trovate nella stanza principale, scendendo, del reattore, che però va a anelli. Per il controllo, infatti vedete che dal corridoio centrale dove siete scesi c'è poi un anello esterno, un altro anello esterno, sì. E non c'è qualcosa in alto da cui si può vedere attraverso? Sì, sì, per guardare verso il centro ignorando gli anelli dovete uscire all'esterno. Ah, allora io trovo il punto facendo parkour. Sì, cerco di salire sul punto sopraelevato più adatto per tenere d'occhio il reattore dove penso che lui debba smanettare. Allora, quindi praticamente esci dal centro delle scale e vai direttamente a dritto dove c'è. Sì, e lì mi apposto per terra col fucile a Mesoni, sì. E punto guardandomi intorno, se arriva qualcuno gli copro le spalle. Ok. Perché immagino che lui scenderà e andrà verso il reattore. Immagino anch'io. Allora, che non ci sia pannello di controllo grosso lì davanti. Da qua, se entrate in questa stanza e vedete l'esterno, vedete che da qui ci sono tutte queste specie di palmizio, che se più che un reattore sembra una palma, che prendono energia, non sapete bene in che forma, da dove, da una specie di sfera sottostante che viene contenuta sotto questa palma. Ok, lui per raggiungere quella sfera o per raggiungere dove penso possa controllare o fare quello che deve fare, che io non me ne intendo. Voglio cercare la posizione migliore per coprirlo. Quindi se non è questa mi giro. Devi stare accanto a lui perché essendo una stanza circolare non c'è posizioni di tiro aperte in linea. Perché dovete ancora scendere di livello o provare a vedere se ma io non c'è una cosa che guarda sotto. Beh, intanto io do un'occhiata veloce in queste stanze a questo punto. Perché vabbè, allora lo seguo per adesso. Sei su questo anello qua giù. Per ora sei su questo anello qua giù.
Ok, quindi la parte centrale qui non la posso vedere. No. Vedi solo quelli fuori. Esatto. No, vedi solo questo palmizio, praticamente. Ah, ok. No, che allora contiene l'energia qua sotto. Con lui. Esatto. Per scendere dovete scendere ancora sul cuore del reattore. Ok. Non mi nascondo. Ok. Parkour. Stop. Non esisto. A lui lo fai. Parkour. Qualsiasi cosa mi stai osservando mi osservi in futuro. Ho preso il potere di invisibilità. Sì, che praticamente era il potere che potevi dare agli altri il togliere il tuo discernimento della tua presenza in quel posto. No, avevamo cambiato che durava poco ed era che era invisibilità. Per i presenti nella stanza. Cioè, nel senso, va bene che eri invisibilità, ma non che tu diventavi invisibile, ma che gli altri non ti vedevano. Ok, però non è che se lo faccio in una stanza e poi entro in un'altra stanza con altra gente, quelli mi vedono perché solo quelli non mi vedono. Sì, e per dirti, avrà un raggio d'azione, non pensare che funzioni a 10 km. No, no, per allora mi nascondo fisicamente. Mi sembra una cagata, ok. No, funziona l'invisibilità come in mente te. Sì, ma se da 50 metri mi vedono è inutile. No, mi nascondo fisicamente. Almeno un chilometro, poi dipende anche dai successi, cioè dipende da centinaia di metri, ma dipende dai successi. Beh, puoi nascondermi, nascondermi stealth. Ok. Così non ti do punti. Comunque i talenti sono molto limitati in realtà, Sì. Cioè in generale, sì. Quantomeno i Mystic Power che ho preso io hanno... Beh, dipende, molto. Dipende, ce ne sono alcuni che sono sbilanciati rispetto ad altri. Io ho finito di nuovo e mi cado. Ne mangio solo due. No, Roberto, per favore, non portare. Perché io gliel'ho rimessi davanti. No, non portare. Perché lui non ci pensa, non ci fa caso. Ho visto a un certo punto, lui ha preso, mentre parlava con voi, li mangiava senza neanche accorgersi. Difatti, nella telecamera io gli facevo. Basta. Cioè, faccio infiltratio. Infiltration. Io invece, per vedere se nelle stanze qua intorno c'è qualche cosa, ti tiro un technology o un observation. Tiriamo un observation. Un successo. Un successo, due vantaggi. Tu noti che voi siete usciti dalla colonna centrale, poi c'è la stanza circolare, vai a sinistra o a destra? Andrò a destra perché vado in senso orario. Perfetto. Quando vai verso destra, appena superi il primi quarto di giro, vedi che dalle scale stanno uscendo due persone. Quelle che conducono al livello inferiore. Due persone? Sì. Due persone di metallo come quelle che ci hanno aggredito alla porta. Io mi lascio il fucile pure, allora, e aspetto un cenno di Ron. Ti faccio cenno tipo SWAT. Io gli faccio segno. Due, uccido. Vai dall'altra parte. Ok, allora faccio il giro dall'altro lato. Una persona, visto che hai fatto il vantaggio e il successo, è Gorbani. L'altra... sembra una, no. Sembra un androide. Ok, io sto facendo il giro dall'altra parte. Allora ti faccio uno schiocco. Stanno venendo verso di te. Uno schiocco veloce per dirti di fermarti e di guardare che cosa sta succedendo, ma stanno in silenzio. Ok, io rimango puntato. Io immagino che ci abbia il mirino, il suo fucile a superatomica. Sì, 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 certo. Quindi guardo attraverso il mirino, mi rendo conto che uno è un androide e uno è un umano. Allora tengo il fucile puntato sull'androide e aspetto un cenno suo. Io mi faccio, siamo osservati. Io mi faccio avanti, mani alzate, dicendo: lei nascosto, è il dottor Gorbani? Sì. Ma dici che ci penso un attimo. Il mio nome è Ron e la nostra nave è stata trascinata su questa luna per errore, credo, immagino. Se non lo sapete voi, come io siete e i miei qua? Compagni stiamo cercando un modo di andarcene e ci domandavamo come mai non ci fosse nessun altro nella struttura a parte lei. I computer ci hanno parlato di lei. Quello stupido umano deve essere riuscito a inviare un messaggio. Vabbè. Beh, andate. Oh, cazzo. Io non so niente. Niente. Ciao. Lui proprio ti sta ignorando, sta camminando per andare verso l'ingresso da cui siete usciti voi.
Ma solo un momento, cerco di frappormi in modo da tagliargli un pochino la strada senza essere sulla traiettoria del fucile di zero, perché non vorrei un colpo alle spalle. E umano, spostati. Ecco, a questo proposito, tu la prima volta vedi un androide. No, abbiamo visto anche i robot di sopra che ci hanno quasi. No, 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 questo non è un ah, questo, questo è proprio un androide, androide. Ok. In realtà noi gradiremmo che lei venisse con noi. Perché? Che volete? La nostra nave credo sia legata a questo posto e credo che sia il motivo per cui siamo stati trascinati fino qua, ma non ne siamo sicuri, e gradiremmo che lei desse un'occhiata alla nostra nave. La vostra nave, la vostra nave. C'era una nave in orbita prima. Come si chiama? Tengo il grilletto mezzo schiacciato. È che aveva troppi nomi. No, cioè, il nome della nave non è rilevante in questo momento. È rilevante il fatto che... Che è una nave? Va bene. Esatto. Andiamo. Ok. E faccio un cenno veloce con la mano cercando di non farmi vedere, mm-hmm. ma cercando di farmi vedere da zero, che ci dovrebbe stare tenendo d'occhio da dietro sì. l'angolo, di muoversi indietro. Sì, quindi io mi sposto e vado per poi farli passare e poi seguirli. Mm-hmm. Ok. Parkour. Ma oddio. Quindi non l'hai spento il reattore? No, non ancora. Bene, quindi installerà la cabina di luce. No, adesso mando su il dottore e vado a spegnere questo cazzo di reattore. Ma non perché arriva la bestia orrenda. No, no, per le cabine di lusso. È giusto. Chiaramente. Ci sono priorità. È giusto. Ognuno ha i suoi. Io mi sposto un po' e stavolta rimiro da te, li seguo e poi li seguo quando sono andati un po' avanti. Le ripeto, il mio nome è Ron, siamo dei semplici mercanti e siamo abbastanza privi di informazioni. E se lei fosse così gentile da raggiungere i miei compagni mentre io recupero il mio compagno, la raggiungiamo subito in modo da poter andarcene il prima possibile da questo ammasso di roccia. Il prima possibile? Beh sì, non conto di restare qua. Perché? Perché è una roccia desolata dove non c'è nessuno. No, rimanete qua. Sarebbe più divertente. No, non credo che rimarremo qua. Ma intanto possiamo discuterne di questo. Siamo aperti a ogni opzione. L'importante è capire cosa sta succedendo alla nostra nave. La vostra nave. Dovete dirmi il nome della vostra nave. Nordent? Talisman. No, sì, ecco come si fa a chiamare ora. Ricordo. La conosce? Sì, la volevo per me. Oh, e ti fa un sorriso a 30 secondi. Io mi sono allontanato troppo, quindi non sento. Se mi fa un gesto, fa. Ah, la stanza è circolare, quindi senti tutto. Ah, lo sento tutto questo? Certo. Allora punto sul tipo, non sull'androide. Perfetto, se vuole la nave per lei, allora vorrà anche lei capire che cosa sta succedendo a questa povera nave. Quindi se lei andasse di sopra, uso il mio potere del messaggero. Che ho un successo automatico, uno o due, adesso non mi ricordo, successi automatici, uno, in una prova di manipulation. Per convincerlo ad andare verso sta cazzo di nave a guardare cosa sta succedendo. Non è un successo, non è un successo automatico. Non importa. Te cominci a parlare. Sì, tu lo convinci. Sì, ok, non importa. Tu cominci a parlare. Vedi che comincia a pizzicarsi le orecchie. E questa voce io me la ricordo. Ah, un figlio del messaggero, ecco chi sei. Ma guarda. Non so chi fossero i miei genitori, quindi non saprei. Se lei fosse così gentile da proseguire all'interno dell'ascensore e andare verso la nave. Punto, dopo che succede questa cosa, punto sull'androide. Minchia, la valanga di uno, però meno male che successo c'è. Meno male. Dimmi. E vedi che ti sta ritorcendo il potere che hai appena usato contro di te. Che questo mi costa un po'. Che relazione hai col messaggero? Tu quanto credi nell'icona del messaggero? Un
pochissimo, perché non credo in niente se non in quello che posso toccare con mano. Infatti i loro poteri per me sono delle fanfare. Beh, il messaggero magari era tipo Gesù. Un profeta. La tua voce sento che sei un credente. O che c'è del potere latente in te. Io credo soltanto che delle volte parlare sia meglio che risolvere le cose con un proiettile in testa. Mi sento un altro. Perché lui si annulla. Io se sento questo uso il potere per annullarmi. Vai. E mi gioco il talismano. Bravo. C'ho troppo poco di wits, quindi. Due successi. Stop, dimenticami. In più c'ho anche un successo di furtività, Sì. Sono sia nascosto che annullato. E la Madonna. Tre successi e questo, no, questo è un 4. E 6 vantaggi. Io so che il mio potere di annullamento ha funzionato. Sì. Ok, quindi se mi percepisce sparo. Mi fa capire che ti ha percepito. Beh, se lo guarda. Dice qualcosa o mi guarda. Diamo un momento di replica. No, perché ho il grilletto mezzo sparato. Se viene il momento in cui si gira verso di me, ti sto preparando l'azione a sparare. Sì, è bravo. È bravo il tuo compagno. Anche lui è un fiero araldo. Si sta guardando in giro o non si sta guardando neanche in giro? No, sta guardando lui, però il colpo d'occhio su di te l'ha tirato. Ok, sparo. Okay. Porca puttana. Sull'androide. Sull'androide? Sì. Ok. Quanti, aspetta, come funziona il coso? Perché non l'ho segnato poi i danni proprio. Allora. Cosa? Ah, il fucile di Cristo. Ah no, l'ho segnato. Il fucile di Cristo. Allora, Ilona, al di là di tutto, sai perché io mi sono attardato a cercare in quella rastelleria? Sì, in mezzo alle cose. Sì, certo. Perché sapevo che tu eri con Eric e mi potevo fidare di te. Come adesso sto parlando con te tranquillo, perché so che di Zero e di Ron mi posso fidare. Loro non farebbero niente di avventato se fossero davanti a un pericolo. Beh, certo, però c'è anche da dire che ci stanno mettendo un po' tanto con la questione del reattore. Beh, devono smontare un reattore, è ovvio che ci stiano mettendo tanto. E d'altra parte Ron non avrà mica dimenticato il suo comunicatore. Nel caso ci chiamerebbe, no? No, infatti non l'ho dimenticato, che non l'ho mai avuto. Quando vedo, quando mi ricordo quanto è potente il mezzo rifle fa più 3, ti dà sì, più no, tre è tiro. 3, 2, 4. Me l'ho segnato. Critico 2, danni 4, sì. Ti pare che sparo su sull'Android? No, sull'altro. Non pensavo facesse così male. Bravo. Ti pare che ti pare più che altro perché se spari sull'Android gli passi attraverso. Le particelle a mesoni ignorano le coperture e le armature. Se colpisci una cosa che è tutta armatura. Ti pare che Zero si lancerebbe ciecamente mosso col mesonetto per fare fuoco automatico, giusto? O sì. In un attacco sconsiderato? No. Non mi aspettavo da te che facessi una cosa del genere. Sembra essere una cosa bene, però un successo. Un successo fa 4 danni di questo fucile. 3 vantaggi, ma io voglio il critico, rischio. Era un successo e 3 vantaggi. No, buttati fuori. Diamogli. Ma giusto, te hai usato il potere del messaggero. E tu avevi usato il potere di oscurarti. Ecco, questo già va meglio. Penso che non sei. Sì, non sei. Sì, c'è anche la sopra. Già. Tre successi. 3 successi, 2 vantaggi. Venga. I 2 vantaggi li uso per incrementare la mia furtività. Immagino che quello che non mi notano più sia svanito perché ho attaccato. Quindi per nascondermi meglio. E faccio un critico. Ok. Quindi sono 4 danni. 63. Porca puttana. 63. Giugulare tagliata. Morto che parla. Unconscious per 6 ore, poi meno 1 a destrezza. Ed è una di quelle fatali. Con meno 1 al tiro. Qualunque cosa sia. No, non è meno 1 al tiro. No, è meno 1 cosa. E allora, praticamente, se non ti fanno una prova di cura entro un di 6 minuti, esatto, muori. Hai meno 1 come di Curgi per evitare che ti muoia. Ma doveva riportare. Perché è una mortale. Era il nostro bottino, doveva riportare. No.
male. Immaginavo, se stava parlando io senza volto, mi hanno cresciuto a pane Batman. Io l'ho preso in testa, il con 60, giugulare, sì, 63, sì, sì. Cioè gli dovrei aver fatto esplodere il collo. No, vedi che il sangue sta uscendo dal collo. Però sembra che non... No, ah, maledizione, questo corpo non resisterà ancora molto. Ah. Quindi lui è tranquillo, quello che doveva riportare a casa, che potevo esorcizzare, è morto. Non è morto, lo possiamo curare, per quello non gli sparo in un di 6 minuti. Ah, ma tu ce l'hai Medikurgy? Io ce l'ho Medikurgy. Io ho anche un Medikit ancora, perché non gliel'ho mai ridato a lei. Cercate di curarlo. Fammi una prova di Wiz. Di Wiz. Sei più vicino, giusto? Sì. Madonna. La Madonna. Due successi, due vantaggi. È buono per il tiro che hai fatto. È buono, cioè. Però. Senti che il tuo corpo sta perdendo parecchia della sua forza vitale. E che lui sta cercando di entrare dentro di te. Dammi un attimo il manuale di Coriolis. E mo ci credi? Dopo l'anno quello che gli avevamo detto noi, no? Dopo l'anno di intruder spirituale. Io sono a 10. Scusa, io sono. Noi siamo a 10 minuti e passa, ma se usiamo il teletrasporto? 10 secondi. Siamo noi gli stronzi che vanno a piedi. Da quant'è che sono lì? Ormai sono quanto sarà passato. Però tu sai che io non avrò mai preso una mezz'ora da quando sono attivi, anche di più. No, meno. Scena di combattimento, 3 minuti. Cioè un quarto d'ora di camminata più 3 minuti del dialogo avvicinamento. Beh, in realtà ci sta, quindi sì, che ci sì. Può stare. Se non hanno preso il teletrasporto. Diciamo che ci sta solamente perché lui sa benissimo che Zero non avrebbe mai preso il teletrasporto, esatto. E quindi sarebbe sceso a piedi. Beh. Allora non ho motivo di sospettare. Ma secondo te perché il professore che tu pensavi in quella stanza non è più lì? Mentre fa questo, prima di vedere i risultati, non ho visto. Uso il plot point del senza volto. Altro. Piglia di un altro nero. Perché Zero, prima di tutto questo, sapendo che Ron non ci crede, aveva nascosto addosso a Ron una carica esplosiva. Mi dispiace, sei morto. Meglio morto che possibile. Uno dei talismani di Lona. Ok. Sì? Ah, dici quelli che non fanno niente, perfetto. Quelli che non fanno niente, ma in realtà fanno. Ma ti proteggono dall'oscurità. No, in realtà ti proteggono dalla paralisi del freddo. Esatto. Comunque, il mio plot point è che prima di atterrare qui, proprio probabilmente prima della base anche. Sì, gliene hai messo. Gliene ha messo uno, tipo gliel'avevo magari cucito dentro la giacca. Le due Senti, le due... io prima di cedere all'oscurità ci provo, ritiro. Ok. Prendo che serva quello. 2-6, ho successo, niente, non ce la posso. Li accumuli con quelli di prima. Ah, li accumulo con quelli di prima? Sì, in questo caso sì. Allora sono 4 successi e 3 vantaggi. Parigi con lui. È la cacca. Sì. Più o meno. La cacca però il robot si gira, esatto. E ti spara con una specie di pistola elettrica che ha nella mano. Oh, ti bastardo. Beh, io sono in copertura però. Prego, dottor. Ero nascosto e ci avevo 2 vantaggi che ho usato per nascondermi ancora di più. Sì. Cioè, okay. Ci sarà la copertura qui. Sì, 2 di copertura. Tira 4 dadi di armor. Prima di mi colpisce. Ti ho colpito, te il primo che mi hai detto. Prima di vedere che cosa hai fatto. E avevo fatto un successo. Era nel colpo a me, pensavo fosse la cosa su di lui. Io stavo guardando per quello che ho detto prima di vedere. No. Pensavo fosse la sua possessione. Io stavo sparando su di te. Ah, ok. No, proprio... E mentre io, cioè, mentre io non continuo a parlare. Aggiungo 4 all'armatura? Sì. Perché comunque, io c'ho già. Le voci nel comunicatore dicono che il comunicatore di Ron è nelle cabine di lusso. Esatto, vedi. Ma non lo voglio io il comunicatore. Intanto io sto dicendo a te, vedi, peraltro, mentre stavo cercando degli artefatti, ho trovato questa cosa che penso possa avere qualche influsso contro l'oscurità. Non che ce ne sia bisogno qui, perché sembrano tutte cose biomeccaniche, però potrebbe esserci utile la prossima volta che la incontriamo. Lo recupereremo? La stress dall'ultima volta, abbiamo recuperato qualcosa? No. Boom. Come siete fermati a riposare? Secondo te cosa sta succedendo, Eric? È un'esperienza d'alcol? Boom. Molto breve. Io sparo con la mia voce. Dov'è la cucina? Una discussione alla volta, magari. Sì, pensavo che lo stessero trollando sul fatto che noi stavamo picchiando il tizio. No, sì, sto facendo un stipendio come il vostro, però quando, cioè nel senso,
aspettavamo che lo finiste perché era divertente. Già che abbiamo appena fatto il pane, l'ha cambiato il modo di giocare davanti al microfono? No. Sì, sono loro che stanno intromettendo mentre noi combattiamo. Scusa, combattiamo. Beh, un pelino è vero. Allora, non lo facevamo con loro prima, quindi. Giusto, ma non stavano picchiando qualcuno. C'era la cucina del suo genitore. Vuoi sparare? Sì, con la Vulcan sull'androide. Ok. Fuoco automatico. Ok. Tiro l'armatura dell'androide. Androide. Aspetta. Vedere la Night Armor. Porca, cioè. Tanto ciao Giuliano che ci ascolta, ma solo per salutarci perché non vuole spoiler per ascoltarci in macchina. Ciao Giuliano. Ciao Giuliano. Buon pendolarismo. Esatto. Buon viaggio quando farai il viaggio. Ed ecco che proprio l'arma che avevo scelto, che guarda caso era anche quella utile, è a distanza brevissima, ma io non posso sapere che devo essere lì. Perché non c'è un comunicatore? E non faremo mica metagame, esatto. Esatto. Ah no, era qua dentro. Sono due successi e quattro vantaggi. Aspetta Ron, però tu lo sai che il teletrasporto funziona e che sei a 10 secondi da noi. Questo sì, potrebbe due essere due successi e quattro vantaggi, ma sono in fuoco automatico. Sì. Quindi Buddha Buddha Buddha. Sono due successi e cinque vantaggi. Scioccia. Soccomel. Allora, quindi non è un critico, però sono 4 danni e 5 vantaggi. Che ci posso fare con 5 vantaggi? Beh, garantisco. Trovi un fantastico anello con diamanti ai tuoi piedi. Hai lasciato di qualcuno. Cosa posso fare con 5 vantaggi? Il reattore si spegne da solo. No, vedi che tu hai fatto quanti successi? 2 successi e 5 vantaggi. Allora, 5 vantaggi li puoi usare, si può guardare qua. Un vantaggio te lo consumo io per dirti che quando spari su questa armatura, vedi che l'armatura ha una specie di scudo d'energia. Il drone, scusa, il... ecco dove erano gli scudi della nave. Il drone, il cyborg, ha una specie di armatura d'energia che sembra però essersi esaurita. Quindi lo può fare una volta sola. Io posso usare, visto che non faccio critico, un successo e tre vantaggi e due vantaggi per distruggergli un pezzo. E gli distruggo il braccio su cui, con cui mi ha sparato. Magari può sparare tranquillamente con l'altro, ma gli faccio saltare il braccio. E con l'altro successo e gli altri due vantaggi. Parkour. C'è proprio scritto, parkour. E gli disabilito. Cosa posso disabilitargli? L'autostima. Un occhio. Scusate, adesso farò quello che rompe le uova nel paniere. Ma gli hai sparato di nuovo col fucile a mesonica? No, no, gli ho sparato con la Vulcan. Ah, ok. Puoi disabitargli la protesi peniana. No, cazzo, tu non potevi disabitargli e sparargli con la Vulcan. Perché? Si doveva fare il tiro di technology per disincepparla. Quando l'ha fatto? Avete corso e basta. Beh, me l'avrà fatto uno mentre correvamo. Non me lo ricordavo io da tre sessioni fa. Ma me lo sono ricordato io. Mi fai fare un tiro mentre correvamo. Uno ci ha provato. Se no, non avrei sparato con la Vulcan. Vabbè, va. Se vuoi, risparo col fucile a mesoni sul tipo. No. Lascia fa. E con l'altro gli disabilito. Immagino. Boh, sì. La me lo dovevo ricordare prima che o la percezione. La vista. Gli fai fuori uno degli occhi. Mm-hmm. Ok. E comunque sono 3 danni. 0 danni perché li ho assorbiti tutti la notte. Ron, sei resistente, ragazzo. Non so cosa perché non sta succedendo ancora niente. È il mio amico che sta sparando. E resta qua. Vado a recuperare. Sì, è lo scetticismo che mi salverà la vita. Vado a recuperare i rinforzi. E mi butto nel teletrasporto. Ok, prima di farlo, lui vedi che allunga la mano verso di te. E da buon imperatore del male. Lancia una scossa elettrica. Micchia, ti manca. Perché sono più veloce del fulmine. Sì, aspetta, spendo un dark point. Te. Ritiro. Scusa, ma stavolta. Talismano non fa da messa a terra. Perché sono più veloce del... Niente. Uno. Non fa la messa a terra. Fai una prova di dexterity per vedere se lo schivi. Vedi che ho fatto bene a prendere dei punti. Se l'hai preso. Il talismano non fa da te presa a terra, i suoi sono biologici, quindi sono fatti di cuoio, quindi no. Esatto.
Neanche una fatica presa a terra contro il male, non contro l'elettricità. Quindi ti fa 3 danni stun. Bene. Allora ne ho ancora uno. Dovevo dire 4! E mi lancio nel... praticamente ormai rotolando nel teletrasporto, pigiando a caso un pulsante. Beh, dai, dai, fai almeno una prova di dexterity, vediamo se premi quello giusto. Non di technology. No, non è che devi hackerare l'ascensore, devi premere. Beh, sapere qual è quello giusto da premere. Dexterity. Agilità per premere il pulsante giusto velocemente. Entra nel teletrasporto. Due successi, gnè. Si trova nella si trova nella hall di un 7-Eleven. Esatto. Ma perché c'è il reparto salumeria qui? Esatto. La Red Bull. Ah, i coriglioni, guarda. Sapevo che dovevamo prendere il telefono. Io cado davanti a voi, tipo. Oh! Mezzo bruciacchiato, mezzo. Oddio, Ron, ma cosa è successo? No, sta robot. Ah, giusto. Sta robot. Adesso ha un'altra pistola, ma spara con 2 dadi in meno. Dai, adesso possiamo anche tirare un'iniziativa. Per loro. No, più che altro perché agiamo a giro. Sì. 2 successi. Danno aumentato 3 danni. Stun. 3 danni stun? Sì. Quindi 2 danni. Tanto 2 per colpirti. Io schivo. Fai ok, dexterity. Cazzo, se mi piglia vado giù. Cover ora non ne hai più. Ah, madonna. Il gioco talismano. Quanto hai di dexterity? Ah, tantissimo. Di dexterity? Ah, no. Ah, sì, no, perché sto facendo ranged combat? Ho sbagliato. Ma dicevo, ma che trovi? Quanti danni stai prendendo? Sono 5, 7, 8. Beh, mica. Piglia. No, va bene. Okay, sono solo 10. 8. Non posso tirare più di 8 io. Eccolo lì. Un 6. Un successo. Però non mi bastano. No. Così. Però, aspetta, con un successo non gli abbasso un danno? Un danno abbassato. Sì, sì. Aspetta, erano 3? 2. 2. 2 di base. Armatura. No, perché è una zap pistol, quindi non è. Allora, aspetta, spingo. Madonna. Che hai fatto, madonna? No, sto pensando che gli stia andando una madonna di neri. Ma ne sta anche usando. Ma se no vado giù. Se non lo schivo tutto vado giù. Sì, infatti non è che ne abbia ancora tantissimi. Una decina. Uno. Senta un capo. Vantaggio. Niente. Vado al massimo. Vado al massimo. 5 su 5. Ok. Che bel sistema. Wits più empathy. Sì, 5 su 5. Cosa faccio? Svengo? Vieni. Che... Sì, no, sì, vieni. O magari se lo superi. Cosa? Vediamo. No, no. Non credo. Non credo. No, no. Mi pare che quando raggiungi gli... stesso punteggio dei mind point svieni. Allora, come le ferite? Stress. Si subisce stress, cioè si abbassa il punteggio. Esaurimento nervoso. Si sì, collassa. Sa. Non riescono a fare azioni di abilità, solo le azioni più semplici. Dopo un 6, tiro un di 6. Azioni più semplici non include sparare? No. Tipo parlare e trascinarsi le azioni più semplici. E parlare uno. Dopo 6 ore riprenderai un punto. Ok, io ho 9 di e poi un MP per ogni ora di riposo prolungato. Se mi tiro uno schiaffo muoio. Allora, io ne ho 8. Non c'ho un modo per evitarlo, no. Non posso prendermi ferite o altro. No. Quello è il contrario, che può prenderti punto stress per agire. Punto stress per fare un punto azione in più. Lui si è teletrasportato e appare. Gorbani. Pazzo androide zero in pericolo. Oh cazzo, il reattore ha reagito. Di che? Non siamo neanche arrivati al reattore. Andate ad aiutarlo. Vado, certo, vado. No, però aspetta. Cioè, se lui è tornato in questo modo, Ron non ha detto che ce la faccia. Io sono Ron. No, scusa. Esatto, io, non hai detto che zero ce la faccia. Scusate, io sono Ron, ho ancora i denti rotti dall'altra volta. È vero. E dall'altra volta non ti vedi che la nave sta montando le cabine di lusso. No! Mi ricordate la prossima volta che quando faccio un tiro da furtivo posso fare una prova per avere un'altra azione? Dopo? Sì. Ok. E non essere sgamato. Ok. Deve stare lì. Allora, non è per l'agguato. Tu sei andato. No, io chiamo te. Quando faccio allora, io vado verso il corro verso il teletrasporto. Sì. Dicendo, gridando: Eric, pericolo, vieni con me. Bob, le cucine? Quali, signore? Le più vicine? O... Le più vicine, naturalmente. Sulla nave, signore. Perfetto. C'è alcol già caricato?
Sì, signore, tutto quello che vuole. Fantastico. Ultimo ordine, sostituisci cabine di lusso con armamento difensivo pesante. E corro verso il teletrasporto. Io intanto stavo già correndo. Sì, signore. Io intanto stavo già correndo. Io sarò svenuto e mezzo morto quasi, ma sono contento. Sei col sorriso stampato sulla faccia. Esatto, è una cicatrice che va da lato a lato della mia faccia ormai. Sei Joker. Esatto. Bene. Fantastico. Okay. Vuoi alcol? Allora, io azioni semplici comunque perché sta a me, io mi metto sul bordo e cerco di andare di sotto. Sul livello sotto. Dalle scale o del teletrasporto? No, no, io ero di fianco al bordo della scala, su quello che dà di sotto, no? Sul, sì, sul paralume. Sì. Cerco di buttarmi di sotto. Ok, sono troppe cose utili che posso fare. Un danno per sbattere sul paralume. Un danno te lo fai per... Sì, sì, va benissimo. Le scale prese di costato, lo credo facciano bene. Per allontanarmi un po'. Giustissimo. Senti i passi che si allontanano. Distrazione semplice, ma comunque riesci a usare le orecchie. Senti i passi che allontanano e il rumore del teletrasporto che si attiva. Voi? Allora io mi lancio verso il teletrasporto per arrivare al reattore. Ok. Spero seguito da Eric. Sì, sì, gli sto andando dietro. Faccio una pustolina. Eccola là. Cosa? Pari, mi tengo la... Pustolinata semplice. Sì, sì, no, pustolinata semplice. No, semplicissima. No, perché diventa talmente... Ovvio, c'è un manuale, un manualetto di... C'è una scala, esatto. Allora... C'è il pari o dispari semplice oppure il tiro d'abilità allora, per spiegarci qualcosa. No, la pustolinata è... Sono indeciso, sì, se dare a lui l'arma che potrebbe ferire l'oscurità, ma che io so che la nutre, oppure aspettare, però so che io non la potrò usare perché avrò troppe cose da fare. Non ti do niente. Ok. Va bene. Andiamo. Ti dai una bocciata di alcol. Niente, andiamo. Dimmi quando arrivo, quando arriviamo. Sono nelle tue mani. Fai per attivare il teletrasporto e, sì, scendi nella stanza del reattore sul piano iniziale, perché lui veniva da lì. Certo. Cosa vedo? Che c'è delle bruciature. Senti qualcuno che respira affannosamente dietro questa uscita da cui sei appena varcato l'ingresso, di cui hai appena varcato l'ingresso, e per altre persone qui non ne vedi. Mi dirigo verso il suono. Trovi Zero che è giù a un piano inferiore sulle scale. Non è messo bene? Cioè, però aspetta, è ferito? Sei ferito? Non me lo ricordo. Sì. Sì, ferito è ferito, vero, per la... Ho tre ferite sotto. Proprio che altro sono per terra. È mezzo stato catatonico cercando di puntare il fucile verso qualche... Vedi che ha delle bruciature sui vestiti. Io... Sei sceso solo te? Penso anche a te. Sono anch'io. Io guardo Zero e faccio, dato che posso farlo, posso far recuperare Mind Point con una prova di comando, e sono abituato a farlo rialzare quando non ha più energie. L'ho appena letto. Sì? No, sì. Può fare un tentativo sulla persona. Sì. È una prova che costa 3. Gli dico... Costa 3 in che senso? Quindi sei in combattimento tu. Ah, ok, dark point, se... puoi fare solo. Non dark point, non preoccupate. Gli dico: Zero, in piedi, non sei messo così male. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. No, non ti do dark point. Ho fatto un successo. Luca dice anche che esiste la pustolinata definitiva alla quale ha avuto l'onore di partecipare a Modena. Ah, è vero! Cioè? La pustolinata da master che... Sì, quando il caso deve decidere, pesco un token sulla base del fatto che sia bianco o nero, pesco alla cieca un token e poi faccio andare le cose come vanno. Io comunque a risposta di quello che vi ha detto immediato, stavo solo riprendendo fiato. Io... Mentre barcollante, quando mi arrivi davanti, io ti do questa
Boh, io cerco di arrampicarmi di nuovo di sopra. Mm-hmm. Allora, io, come si dice, ti guardo e ti dico, ci serve l'ona per rimetterti in sesto. Ti do una specie di bacchetta, ok? Nutre l'oscurità, ma la colpisce esattamente come se fosse una pistola. Non puntarla contro le persone se non vuoi ucciderle. Molto veloce. Molto per quale altro motivo bisognerebbe puntare un'arma contro una persona? Punto, guardi, come si dice? Indico non ce l'ho puntata. No, sì, indico il fucile e ti dico, quello le ammazza tanto quanto, ma non nutre le forze oscure del cosmo. Questa è un'estrema ratio per colpire quello che non siamo qualsiasi riusciti. Qualsiasi cosa fosse, era come il capitano. Allora, io posso farlo uscire dal corpo del poveraccio? Il corpo non andrà molto lontano se non ha cure veloci. Allora dobbiamo recuperare Ilona, curare il corpo, io esorcizzo e tu lo ammazzi. Spero che funzioni, perché non mi sembra abbia un caricatore. So che funziona, ne sono sicuro. Il problema è che... Punto E. Eh? Punto E. Spara. Pensa, uccidi. Dovrebbe bastare. Cercherò di non puntarla allora su di lui. Perché penso sempre a uccidere. Eric, ti guardo negli occhi. Posso fidarmi? Bacchetta di Sambuco. Niente. Torniamo indietro. Ma come? Cos'è? È la gita più corta che io abbia mai fatto. Lo so, ma ci serve Ilona per curare il poveraccio, altrimenti non ci danno i soldi. Sì, ma dove sì, sono? Ma senza il poveraccio, che cazzo ce ne facciamo di Ilona? No. Anzi, lasciamola qui. Sì, ma dove sono? Dove sono andati? Ho sentito i passi che proseguivano nella direzione dove sono gli altri. E non abbiamo molto tempo. No, il teletrasporto ho sentito io. O era lui col teletrasporto? Hanno due preso il teletrasporto per poter essere ovunque. Allora torniamo tutti indietro. Tanto non saranno qui vicini. Dopodiché cercheremo di trovarli. Fammi vedere una cosa. Tirate tutti. Io so che tu sei più osservante di me. Beh, io. Boh, sì. Come prima, sì. Tirate tutti. Tanti dadi tanti di 6, quanti dadi vita avete? Quanti punti vita avete? Arrivo l'onde. Dovete fare due successi. Due? No. No. No, zero? Zero. Ho fatto solo un successo e un vantaggio. Idem. Due successi. Okay. Tu niente? Anche prima niente? Sì. Fantastico. E chi ha fatto un successo solo prende un mind. Solo. Ok. Chi ne ha fatti... Il vantaggio vale qualcosa. Io, mentre sto portando al coso, c'è l'ondata, e prima che l'ondata mi colpisse stavo dicendo... Era ferito gravemente, guarda se ci sono tracce di e vai giù. E vedi che questa volta l'onda addirittura quando incontra delle placche di metallo scarica della corrente. Io vado a meno uno. Però di colore violaceo. Sempre dal reattore arriva. Sempre zero. Ok, non si può andare. Arriva sempre dal reattore. Sì, sono sì zero. Sempre dalla forma di vedere. Esatto. Sì, zero. Allora io scuoto la testa, lo prendo sotto braccio, lo guardo Eric e gli dico non andiamo molto lontano se non siamo uniti. Ciao. Vado a spegnere il reattore. Sì, questa è un'ottima idea. No, aspetta, tu puoi spegnere il reattore. Io sono esperto di spegnimento di reattori, sono un grandissimo tecnico. Porca puttana, vado al... Cioè, so che non lo farò ragionare, vado al... Come si dice, al teletrasporto, perché dobbiamo riparare Ron, altrimenti... Riparare. Sì. Abbiamo la tecnologia, per farlo. 6 milioni di pesos. Mentre sono al teletrasporto, io posso fare azioni semplici. Posso guardare se c'è tipo una manata di sangue su uno dei bottoni... Perché il tizio immagino dalla giugulare stesse spruzzate. Sì, no, c'è una... sì. Per vedere se tipo probabilmente aveva le mani cosparse di sangue, perché quando l'ho colpito si sarà toccato, sì, e vedere se c'è un segno sul bottone del teletrasporto. Ci sono segni di sangue. Dove? Sull'esterno del teletrasporto, per aprire la cabina. No, sui bottoni, quelli del piano. Sui bottoni non ci sono. Ok. Allora, arriviamo da loro. Intanto suppongo che lei abbia avuto un po' di tempo per... Stando con lui ho provato a usare un medikit. Vedere se... Su di me! Quindi tu sei rimasta da sola con lui? Sì, sono rimasta da sola con lui. Che sono svenuto adesso? Che è svenuto, cioè che era già messo male e poi è svenuto. Fammi una prova di observation. Observation. Ho fatto un 6 e 2 vantaggi. Ok. Senti che il teletrasporto dei colori si attiva. Ok, sento il teletrasporto. Prendo in mano la pistola.
e sparo a Ron. Che c'è un cadavere. No, lui l'ha già tirato fuori dal telefono. E dico: Samad, Eric, e punto l'arma verso i passi. Senti che i passi si stanno allontanando. In che senso? Che mi passano vicino e se ne vanno? Vuole la nave. Vuole la nave? Vado alla plancia di controllo dove c'era la nave e cerco di capire il modo di farla andare verso l'hangar, verso l'alto. Okay. Per poter essere pronta a partire. La posso aiutare se vuole, signora? Oh, grazie. Qual è la rilevata minaccia? Attiva le potenziale oscuro 1.400.000. Bene. Ah, bene. Allora attiva le armi. Le cabine di lusso. Fallo subito. Stacca le cabine di lusso e schiaccialo. Puoi attivare i sistemi di difesa e attaccare la minaccia? Scudi attivati. Ottimo. Siluri gravitonici caricati. Sposta gli scudi. Dove devo spostarli? No, cannone a ioni in caricamento. Ottimo, bene. Signora, devo avvisarla che se però spara un silurio gravitonico qua dentro imploderà la struttura. Ah, allora aspetta ad lanciare il silurio gravitonico e attiva secondo gli scudi. Nel caso è meglio che noi saliamo sulla nave, forse. Cerco di trascinare Ron verso l'ingresso della nave. Dobbiamo andarci, dobbiamo distruggere tutto. Quando è il nostro turno. Io mi sto trascinando, io sì. Più portato sì, da Iona che altro, perché però ci sono gli scudi attivati, quindi non puoi entrare su Bob. Dagli gli scudi, facci entrare, poi rimettili. La minaccia è presente, signora? Sì. Dove lo è nell'hangar. Come, nell'hangar? Mi sta parlando. Cosa sta dicendo? Mi sta chiedendo se posso entrare. No, dilli di no. Ho già risposto così, signora. Bravissimo. Dovrò resistere comunque. Sta provando a forzare i sistemi. E quindi a tenere gli scudi ti Gasalo. Permette di... Tenere gli scudi attivi ti permette di proteggerti? Vedi che non risponde più. Minica, no. È una conferma d'ordine, signore? Minica, non sì. No, autocannon, non mini. Ma non quello, ma dai. Lo potevamo curare. Tu c'hai il command. Vum! Razzata di fiamma blu che viene sparata dalla nave. Ah, ok, va bene. E che manca completamente la persona davanti. Che culo! Che viene illuminata. Quindi ci sono due persone. Io non so dove voi siate, non siete qua. No, ma certo, no, vai, infatti. Cerco di difendere la altra mia vita. Altra cosa che noti tu è che la nave è appoggiata su un quattro zampe, cioè non zampe umane ma zampe da nave. Di gallina. Quindi... Baba Yaga. Baba Yaga. Abbiamo anche l'attrezzatura per atterrare sui pianeti. Comunque mi dicono dalla regia che posso usare command per cercare di risollevare risollevare un attimino Ron. E quindi lo scuotato Ron, in realtà mi servi sano, cerca di riprenderti senza pin slap. Prendi un talismano, mangia, che buono, mangia. Ce l'ho con un talismano. Gli dà la steccata sulla mano col talismano. Io lo metto sulla fronte come se dovessi resuscitare un vampiro. Una prova di qua, ma ogni successo ti dai un punto di mind. Ho fatto un 6 cubi. Torno funzionante, almeno quello. Tu sei almeno di cosa? Io sono a 0. Di cosa? Di mind. Mind? Nata volta. Sì, ma tu non puoi, può farmelo lei in casa. Riprenditi anche tu. Schiaffo. Altro vedi che la nave, attivando gli scudi, perché poi è arrivata l'onda da quello che è il reattore, voi non lo sapete. No, tu lo sai. E viene deflessa dagli scudi della nave. Ah, ok. Quindi all'interno della nave siete... Avete per caso trovato una spada? C'era Samad che stava rovistando tra le cose, quindi... È lì di fianco, posata. Perfettamente di fianco a me. Esattamente come? No, è lì, mono è... nucleosi. Esatto. Dai,
Sei malato, sei la malattia del bacio. È il nome con cui la... il bacio di morte, mononucleosi. Giusto. Vuoi il taglierino a implosione? Nice. Implosion quasi, cutter. Quasi quasi. È quello che usano per fare per defustellare i giochi da tavolo. Esatto. È quello con cui operano Crotone all'ospedale. Esatto. Dei coglioni. Quando arrivo? Quando arriviamo? Voi tornate subito indietro? Dopo sì. Esservi ripresi... Sì. Dopo esservi ripresi dal... No, dal shock dell'onda. Che tu però... Allora, io non ho subito. No. Lui sì, è di nuovo scarico e lo voglio portare da Ilona per curarlo. Quindi io torno indietro. Entrate nel teletrasporto e risalite. Ok. Quanto odio questa gente. Allora, cosa vedo? Vedo lei... vicini alla nave che schiaffeggia Ron. Ok, sì. vedo qualcos'altro? No. Okay. Perché siete abbastanza nella penombra. Okay. La talisman ha le luci accese per indicare la parte d'ingresso. Però non vedete delle cose. Ilona Zero sta male e ci serve Ron funzionante perché Eric sta cercando di disinnescare il reattore. Sì, e abbiamo in realtà un problema che c'è dell'oscurità nell'hangar. C'è una fonte di oscurità che sta dialogando con la nave ed è nell'hangar. Ci penso io. E noi dobbiamo andare all'hangar. Ci penso io. La minaccia si sta allontanando. Al dove si trova? Indicamela. La minaccia è andata verso nord. De là, signor. Ti fai il braccino. Di 9H. Lì. Che bello 9H. Ilona, riesci a aiutare Zero? Abbiamo un lavoro da fare. Signore, secondo i miei calcoli, la stazione imploderà fra 10 minuti. Se non ce la faremo in 10 minuti, torneremo indietro. Siamo qua per un carico, non l'abbiamo ancora recuperato. Io comincio intanto le manovre di teletrasporto per l'hangar. D'accordo. Vi raccomando di non ritardare più di 5 minuti. Potrebbero esserci delle fluttuazioni di energia che impediscono il funzionamento del teletrasporto interno della base. Chiamo Eric, al comunicatore che tu hai. Certo. Ok. Perché pronto! Pronto, 5 minuti e dopodiché dovrai servirci per pilotare, perché in 10 minuti la stazione esplode. Quindi fai quel che ti pare, in questi 5 minuti non far esplodere la stazione che già sta esplodendo di suo, dopodiché sii veloce nel tornare, altrimenti dovremo andare via senza di te. Ah, va bene, quindi se sta già esplodendo è inutile che mi intrattenga qui. In effetti. Potresti servirci qui, stiamo per far saltare la... non lo so, stiamo raccogliendo il carico. Quale carico? Quello umano, quello per cui siamo arrivati. Ma noi non siamo qui per ritirare una partita di gioielli? Sì, ti ci porto se torni subito. Va bene, ma il carico umano vuol dire che prendiamo un altro mozzo? No. Ti spiego... vieni qua. Ormai abbiamo smesso con i Bob, adesso metteremo solo una canzone che si stava da un D.O.B. esatto. All'in loop. Un altro ti Bob. Faccio vedere. Sì. Zero. Ha subito uno stress. Boh, non lo so di che genere di natura mentale. Oh no. Non ne ho idea. Anzi, dai. Non preoccupatevi per me, sono in perfetta forma. Per me non è niente. Su, via, tirati su. Su, via, pezzi a Dio. Non c'è un vantaggio che per Zero stava già dissimulando. Per non c'è niente. Non ha niente. Sto benissimo. Dai. Fate quello che dovete fare. Dai, non è... c'è andato in più. Guarda, questo qua è il potere di Munchkin. Come si chiama? Time Walk. No, quello di Gorilla. Leccare il culo al Master. Tre successi. Recupero 3. Incredibile. Minchia. Un super motivation. Sì, Ilona, sto bene, stavo solo riprendendo fiato. Samad, tu lo puoi fare su di me nel frattempo. Ah, ovviamente sì. Stavo dicendo una cosa qua, mi mano sulla spalla di Eric. Che non c'è. Ilona, ok, esatto. sul computer. Io ti guardo. Grazie. Io ti guardo negli occhi e ti dico, sei l'unica cosa che ci può portare via da qui in questo momento, perché la nave non c'entra più un cazzo con come era prima. Io devo andare a recuperare il carico, altrimenti siamo arrivati qua. Dov'è la talisman? È quella la talisman. No, quella è una classe 4, dov'è la talisman? È quella, hanno fatto delle cose, te lo spiego dopo. Noi ci dobbiamo mettere a caccia dell'unica persona che ti è scappata finora. Aspetta. Omar. Oh! Sono stressato mentalmente. Bene. L'oscurità
avanza. Benone. Adesso devo fare una busturinata. Alla creatura, certo, certo. Lei, un altro che va in pappa. No. La creatura. Stop. Stop. No, non me ne... vediamo se bustorinata 2. Esatto. Ma lei, catena di bustorinate. No. Me ne rendo conto. Stop, dimentica. Dagli. Vai, dai. Una catena di bustorinate è stata bellissima. C'è qualcun altro che vuole agganciarsi? Da. Sei! Ah, Omar, lo conosco! Esatto! È quello zoppo che odia qualcuno che è scappato. Due vantaggi, da... spingo. No, okay. Ma dai, no, ma dai! Ma porca puttana, ma dobbiamo uccidere lo scudo. Le custodinate se le devi fare bene, le devi fare. Se le fai, le devi fare bene. Uguale. Due vantaggi. Bene. Fumble, vedi se fai fumble. Vedi se fai fumble, cazzo! Vai, vai. Fumble! Sì! Quindi vi faccio... Stop, dimentica. Lo decido io. Veramente sarebbe se fai successo il fumble. No, è più bello. Allora è più bello uno? Uno. Dai. È giusto se fai uno. Il fumble è uno, sì. Scusate. Io faccio... Dimentica. E lui non ci stava facendo caso, perché anche lui aveva fallito la bustorinata. Quindi esatto. Non stava ricordando. Ma il mio modificare la sua memoria risveglia il tutto. Ricordo. Tutto. Non tutto. Il ricordo preciso di quando lui mi chiedeva di Omar e io gliel'ho fatto dimenticare. E tu sai anche che te l'ha fatto dimenticare lui. Abbiamo un lavoro da sì, fare. Abbiamo un lavoro da fare. Andiamo. Vai, che direzione catena. Per me ha funzionato, chiaramente. Certo. Certo, io sto dissimulando. Allora, andiamo nella direzione che ci ha indicato. Pathos. Bob, non hai, cioè. Fai una ventina, trentina di metri. Sì. Ti avvicini... quindi verso l'altra parte dell'hangar, e a un certo punto dall'ombra esce fuori è lì sdraiato per terra un corpo. Mi avvicino. Non è ancora morto? No. 3 minuti non sono passati. Però vedi che zero. E lui, era lui che era. Ci serve semplicemente vivo. Io controllo. E più cautamente di prima, più cautamente dell'ultima volta. Signore, se lo portate sulla nave le mie cure sono più efficaci. E sto cazzo. Senti, la presenza oscura la senti ancora dentro di lui? Controllo in corso. Io intanto sto andando verso Eric, perché l'idea che lui sia quello che sta mettendo mano al reattore non mi piace. No, guarda, l'analizzatore quantico di oscurità non rileva l'oscurità residua in questa persona. Portiamolo via. Io ti... Portalo. Me lo metto in spalla. Possiamo chiamarlo Bob 7. E torniamo... Deve arrivare vivo fino al committente. E lo... come si dice? Correndo. Depennato dalla lista degli esperimenti. correndo torno indietro. A sto punto, e mentre corro, senza guardare se Zero mi sta seguendo, grido, via da qui, abbiamo quello che ci serviva, via. Ci manca Eric. Io sbuco dal teletrasporto mentre lui è lì che... Ah. Ciao Ron, è una bella cera questa sera. Lascia stare, vai a guidare questa cazzo di nave. Io sono sotto che sta tenendo che saliva qualcuno. Mi hanno detto che abbiamo un nuovo Bob a bordo, vero? No, non è Bob, è la persona che stavamo cercando. Questo stronzo ripaga il debito dell'intera nave. Intanto gli sta sbordando sangue. Esatto. Sì, ma io non mi avete mai visto così cinico, così incazzato. Cioè, lo sguardo del tutto insensibile. Non mi avete mai visto così. Questo pezzo di merda ripaga il debito dell'intera nave. È l'affare più grosso che abbiamo mai fatto in vita nostra. Adesso lo rappezziamo, lo leghiamo alla fottutissima barella e tu non ci fai nessun esperimento perché ci farà guadagnare un sacco di soldi, non me ne frega un cazzo. Io non ho mai fatto esperimenti sui nostri Bob. Hanno tutti manifestato tendenze suicide. Questo è già in vantaggio, per esempio. D'accordo. Lo dico a tutti, da capitano della nave. Se lui muore per colpa di qualcuno, fate un viaggio nello spazio. Entro. Non so se abbiamo abbastanza tappeti. Bravo. Nella sala simbolica è stato allestito il reparto tappeti. Tappeto in caricamento. Perché ho messo la sala. Ogni siluro viene fuori con un tappeto attorno. Ecco perché ho messo la sala siluri.
Fantastico. Vabbè, andiamo via. Io lo, sulla nave. Lo scarico sulla, sulla, come si dice? Ci sono saliti tutti, salvo io. Lo scarico sul sistema di cura, lo stringo con delle cinghie e gli dico: fai il tuo lavoro, tienilo vivo. Sedato. Io posso aiutarlo se c'è Medichirurgi? Sì, ce l'ho anch'io Medichirurgi. Non ti faccio avvicinare neanche. Lui lo aiuta non avvicinandosi. Non vale. Secondo me vale. Vabbè. No. Io ho fatto due successi. Grande. Con quattro dadi. Vedi? Una questione di numeri. Che sistema. Io poi ti dico cosa faccio. No, allora, quando, mentre lui entrava, io sono uscito, gli ho picchiato la spalla inavvertitamente e sono andato fuori. Allora, tu ti fai aiutare da Al, che è il sistema di laser chirurgici, certo. Vedi che l'infermeria è rimasta più o meno io la faccio stessa. Al ci stava per fare un bellissimo paio di tette. Non era chirurgia estetica, signore? Sesto dito per mano installato, signore. Pene biforcato. Pene d'anatra installato. Beh, questo è metallo, dai. Sì. Segnale uno perché ce n'era uno in meno che ci eravamo segnati l'altra volta. Così. La memoria del metallo. Com'è? La memoria no, del... perché le segno anche sul sito e ho fatto il check, non sono lo stesso numero. Gormani sembra essere per ora stabilizzato, ma allora vado immediatamente, appena è stabile. Al, lo lascio a te. Sì. E io corro verso, per quanto posso correre, verso la sala armamentario. E quindi qua andai alla cerca di Ioni? Sì, dove vado di solito. La sala siluri. A sparare. Io intanto io mi vado nella mia stanza, quella spoglia orrenda. Dico a Al, teletrasportiamoci via da qua, pilotiamo solo se è necessario, dopodiché cedi i comandi a Eric, blocca l'accesso alla mia cabina, quella porta non la apre nessuno. Sì, signore. E utilizzo Mind Walker. Per vedere, perché è una cosa che non avevo mai fatto, perché non me lo ricordavo, cosa sta vedendo in, e sentendo in questo momento Omar. Perché se è vivo, io devo saperlo. Io ovviamente ti avevo detto che era morto. Infatti. Devo attivare il potere prima, vero? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanto nel caso... Te lo devo dire prima del tiro, se utilizzo il potere di Ricona. Utilizzo il potere di automatico. Sono tre successi automatici. Utilizzo il potere di Ricona e in più ci metto altri tre quattro successi. Quindi sette successi. Ho fatto sette successi sulla prova. È un vantaggio. Beh, quello non serve veramente a un cazzo ormai. Sì, no, c'è un qualcuno mi ha messo un come si dice? Il vantaggio è che ti, non ti deconcentri mentre lo scanner, il mind è diventato lo scanner, ti attraversa e ti decompone la faccia. Ok, sette successi. Allora, dimmi un po' tu cosa vedo. Non è che vedi, ti ricordi quando hai avuto la sensazione di essere, che ti eri collegato con Gormani prima di entrare in questa stazione, che sì, sentivi che era lui, ma però che c'era qualcos'altro sotto? Sì. E quindi la visione era frastagliata, avevi immagini scansionate, una non conseguenziale all'altra. Stai per avere la stessa sensazione su Omar, ma poi riesci con fermezza a ancorare talmente tanto il pensiero su di lui che vedi esattamente quello che è successo. Vedi che Dabaran è stata coinvolta in una guerra civile mentre voi non eravate qua e che lui era a capo di questa guerra civile e tramite questa guerra civile lui ha preso il controllo dell'intero pianeta
e fatto fuori molte delle casate nobiliari su pubblica piazza, quindi una specie di rivoluzione francese. Ok, compresi i suoi? Sì. Avevo fatto bene a ucciderlo. Avrei fatto bene a ucciderlo. No, è mancato. Due volte lei. Sì, vabbè, da distanza siderale ero di primo livello. Ma magari non avrebbe cavallette. Ma magari non avrebbe ucciso tutti se non avessimo, l'avessimo abbandonato a se stesso cercando di ucciderlo. Non ce l'abbiamo abbandonato, è scappato. Perché gli stavo sparando, ma è scappato. Comunque, niente, ha ucciso i miei, ha ucciso un sacco di persone, ha preso possesso del pianeta. Fa parte del sindacato. Eh sì. Non fa parte del sindacato, cioè non è che no, certo, ti interessa far parte del sindacato. Tu sai che lui, la cosa che ti sconvolge è che senti dentro di te che agisce sotto il nome della Signora delle Lacrime e che si fa chiamare la Signora delle Lacrime. Oltre a questo, praticamente lui si sta dicendo che è la Signora delle Lacrime incarnata, ma che è una palese menzogna, perché in realtà senti che lui si fa è il folle. Non hai mai sentito del folle, ma hai la percezione strana e però convinta dentro e radicata dentro di te che è l'esatto opposto della Signora delle Lacrime. Quindi invece di essere una donna caritatevole che vuole aiutare, schiavizza le prostitute, schiavizza, se escono gli esplode il cervello. Schiavizza le prostitute, blocca la libertà delle persone, cerca di creare il caos ma sotto il suo controllo. Non vuole che niente sia sotto delle regole, se non delle sue, ma anche quelle vengono a saltare qualora si stesse annoiando. È un folle. Il tuo ragazzo. Prego. Senza... Con 7 successi posso. Ho detto tantissimo. Hai fatto 7 successi. Ho fatto 7 successi. È un vantaggio. È un vantaggio. Col vantaggio. Minchia. Posso. Quindi per dirgli, assolutamente. Posso. Può sentire 3 parole della mia voce. Proprio. E senza magari essere convinto che sia io. Potrebbe anche essere sognato. Anzi, facciamo una cosa così. Io le dico lo stesso. Io le dico lo stesso. Perché a me escono naturali. Decidi tu se le hai sentite o no. Non sapevo fossi vivo, non sarei partito, mi dispiace. Decidi tu, io non so niente. Se volete esco e lo dite agli ascoltatori, io non ascolto la puntata. No, no. Non invece ti ascolti la puntata. Esatto, ma io non... 3 volte. Punizione. Per aver dubitato di Zero che... Altro quando si dice la ex pazza. Porca merda. In questo caso è peggio della ex pazza. A velocità 0.5 le ascolti 3 volte. Ma come? Omar è morto. Adesso sono il folle. E stacchi il collegamento. Ok. Io sta puntata qua non faccio più niente. Però senti che praticamente era come se un bambino stesse parlando a un gigante nero e oscuro, no? Qualcosa di pressante e angosciante. Il Zero spara solo a quelli che hanno oscurità dentro di loro, gli altri li fa esplodere. Scusa. Seems legit. Beh, in questa campagna Zero probabilmente ha sparato a più persone prese dall'oscurità che a persone normali. O una o più o meno uguale. Nel frattempo la nave attiva il sistema di teletrasporto, non mi piace hangar, e vedete questo fascio blu che attraversa lentamente la fotocopiatrice. Io mi tengo al cannone a ioni, mi tengo al cannone a ioni e stringo finché non mi sbiancano le nocche e sparia. No, sai che detto. Beh, io sono messo i sensori, perché così se dovesse servire, sì, sono lì. Piano piano venite attraversati da questo fascio blu e poi, dopo un tempo che non sapreste definire, vi trovate a quello che sembra l'hangar.
Langa però vedete che sta subendo dei danni. Sono delle fratture, dei pezzi di metallo che stanno cadendo, sembra, e il terreno sta cominciando lievemente a vibrare. Tant'è che la nave ha cominciato a sollevarsi. Ok, al procedura di decollo. C'è una nave davanti a voi che sta già procedendo per la direzione di decollo. Ok, bene. Tieniti a distanza di sicurezza della no, nave. No. Aspetta, che quella nave ha probabilmente su qualche cosa che se ne sta andando da questa base. Appunto. C'era un androide con il tizio che abbiamo portato a bordo. Sì, e quindi... Segui la nave. Cioè, scusa, noi abbiamo il nostro carico preziosissimo e inseguiamo uno che ci fa un culo così. Noi adesso abbiamo la nave aggiornata. Ah, anche non sappiamo cosa fa. Quindi, però, guarda quindi, che spoiler. Noi adesso prendiamo e inseriamo uno che ci fa un culo così anche con la nave aggiornata. Non sappiamo se ci farà un culo così. Ma tu perché non hai ancora visto che adesso puoi fare dell'alcol anche dall'acqua dei cessi? Sì, ma non... questo è irrilevante ai fini del pilotamento. Puoi guardare la guaglia. Non vuole il suo coglione per pilotare. Ce l'ho. Devo inseguirlo? Schiaccio il bottone. Capitano, quello lì. Quello che vuole le cabine. Lo devo inseguire? Di che cazzo state parlando? Di quello che sta davanti a noi. Se lo inseguo troppo da vicino ci svernicia coi reattori. Vedo qualcuno io. Tu dove sei? Io sono nella mia cabina. Nella tua cabina. Sullo schermo appare una nave davanti a voi che sta uscendo dall'hangar a gran velocità. Perché è una nave molto piccola e ha una velocità molto più elevata della vostra. Io dico di spegnergli il motore e di vedere cosa succede. Non siamo qui per questo, è inutile prendersi i rischi. Inoltre lì dentro c'è quella cosa a cui tu non credi, ma che potrebbe metterci in pericolo. No, lì dentro c'è quell'androide che era con il tizio che ci siamo portati a bordo, che avrà altre informazioni sulla base. Bip. Perché quell'affare io non so che cazzo fosse. Sembrava una persona ed era fatto di metallo, ma non era come quelli che abbiamo spaccato davanti a noi. Samad, funziona anche attraverso il vetro quella roba lì o faccio un buco? Sei troppo lontano. Hai il raggio di una pistola al massimo. Ma attraversa il vetro o faccio un buco? Non è materiale. E allora insieme al coso tiro fuori anche la bacchetta. Con una mano tengo il cannone a ioni. You're a wizard. E l'altra. Beh, Harry Potter con una bacchetta e un cannone a ioni sarebbe finito molto prima, credo. Questo è vero. Io ti dico. Expelli. Vada che. Diventava un altro film bellissimo. Sarebbe diretto strano. Era Harry Potter diretto da Michael Bay. Esatto. Quindi un cratere al posto di Hogwarts, un cratere al ti posto di Londra. Ti pentirai di avermi sparato con il cannone a ioni e avermi strappato il naso. Esatto. Maledetto Potter e dei lens flare. In realtà Voldemort è un cocainomane all'ultimo stadio, quindi non è che gli ha strappato il naso, ha già pensato lui. Io ti dico Ron, il tuo spirito pratico, cioè dove è andato a finire il tuo spirito pratico? Non sta inseguendo noi? Leviamoci dai coglioni. Io comincio ad avere... Capitano sei tu, io ti dicevo che lì sopra c'era un altro affare che poteva valere forse anche più di quello che abbiamo in saccoccia in questo momento. Cosa devo fare? Ma non sono io il capitano. Attacchiamolo. Ok, lo aggancio. Ho talmente la pustolinata ha dato esito 1 su 6. Sono talmente scazzato da tutta questa roba che ho un po' di spinto suicida. Ho voglia che finisca e basta perché non voglio pensare più. Io con nel la... mio piccolo dico il capitano finalmente ha capito che in questa nave c'è aria di suicidio. Con una faccia di, come si dice, con veramente una faccia di marmo. Arrivo in... non mi avete mai visto così morto dentro. Arrivo in cabina di comando, mi siedo al posto del capitano. Per la prima volta, probabilmente. Esatto, ingaggiare il combattimento. Ecco perché Eric è così alcolizzato. Perché secondo me tipo è il passato moglie e figlio napalm. Tutta la famiglia allargata avvelenata durante una cena. E quindi beve da quel giorno. Al cannuccia zero potenziato cannoli. Sistemi signore
vedi che scende un elmo da pilota con due birre e due cannucce che entrano dentro. Ok, però 2.0 non arrivano da birre, arrivano da dentro la carlinga della nave, quindi non si sa cosa viene giù. E io comincio a ciucciare. Io sto pronto a sparare quando vedo qualcosa col cannone a ioni. Sparare che se vediamo qualcosa col cannone a ioni e se siamo abbastanza vicini, agitata di pistola, a usare la bacchetta di sambuco. Ok. Io ti... cioè, comunicatori spenti, ti dico, Ron, quando saliamo su quella nave, se riusciamo a disinnescarle i sistemi, è molto probabile che troveremo qualcosa di molto simile a quello a cui tu proprio non credi. Non mi serve che tu ci creda, mi serve che tu consideri l'eventualità del pericolo qualora fosse come dico, e che tu agisca di conseguenza. Tanto se non è vero, è soltanto una precauzione in più. Va bene. Okay. Vabbè, io... sforacchiamo questo stronzo. Io fossi in voi lo farei dopo un po' di strada, però... Ovvero sta venendo giù l'hangar. Non so se lo avete notato. Ma intanto posso sparare. Ma ce l'avamo teletrasportati. Sta venendo giù l'hangar. Appunto. È l'hangar di uscita e sta venendo giù tutto. Sta precipitando. Beh, Eric, tu stai lì dietro. Sì. Al, mi sembra di non essere l'unico ubriaco oggi. Andiamo. Intanto do tutta l'energia ai motori. Ok. Tranne uno che tengo per lo scudo che non si sa. Vabbè, vai. A manetta dietro. Niente alle armi. Dietro sta nave. Senza la uso di bacchetta. Allora io sto pronto con la bacchetta, quella non serve energia della nave. La bacchetta no. Lui è più veloce di noi e sta cadendo tutto, quindi prima usciamo sì, da qua. Lui si muove di base di due segmenti in più di voi. Di base, punto. Minchia. Sì. Velocità 4, voi velocità 2. Certo. Punto. Però... quindi tutto al motore intanto e poi vediamo. Va bene. Quindi 3 energy point per muoverti più altri 3 di tiro. Command per il bonus, Samad. Sì. Tira command per ovviamente il bonus. Per questo è il coriolone che viene versato. Ho fatto 0 successi, non sono particolarmente concentrato in questo momento. Sono 3. Non 3 sono. 6. Sei di tuo pilot? No, hai detto 3. 3 bonus. Il mio pilot 3 più dexterity agility che è altri 5. Okay. Buono. Successo. 4 successi. E la 2 vantaggi. Che pilota forte. 3 vantaggi. Vediamo l'android quanto fa. Niente. Niente. Perfetto. Puoi spingere. Sì, è il caso. Facciamo che consumo un po' di punti. Mi hanno dato i 98 questa volta. Niente. Male. Uno. Due. Due. Tu si muovi di nuovo di 6 segmenti, tu di 1, 2, 3, 4, 6. Eh beh sì, perché se tu hai 2 più di lui, lui ha fatto 4 successi, tu 2, quindi ha compensato perfettamente. Gli stiamo esattamente... Allora siete 3 vantaggi. 3 vantaggi. Quindi potresti usarli dopo per la prossima prova. Come bonus. Ho un vantaggio anch'io per il prossimo tiro. Siete a 2 unità di distanza. Cioè hai raggio pistola a 2 unità di distanza? No, pistola no, pistola è contact. Sì sì. Pistola. La pistola contact normale è nel contact. Senso distanza Ah ok. Beh sì, perché 2 unità vuol dire più di centinaia. Chilometri. Perché se fossero centinaia di metri la pistola ci arriva più o meno. No, sono decine di chilometri con il motore. La beretta la... Vediamo, vai intanto io cerco. Raggio 9 sì. Millimetri 300 metri di... sì, però per colpire qualcuno devi essere molto bravo. Cioè, sì. Ma io sono comunque mantieni le stesse distanze. In caso sono 2 unità potete sparare col cannone a ioni. Ma non gli ho dato energia. No, per questo turno se te dai energie ai cannoni, certo. Possiamo tirargli una cannonata. Allora a 365 metri al secondo la pistola, quindi non sì. È la gittata, però. No, è la velocità di volata. Vai. Command, di nuovo. Pilot. Tiro utile 50-100 metri. Sì, infatti.
un successo. Cioè, un cecchino. Due dadi bonus. Questa però è una proprio la beretta 9 mm. Ragazzi, cioè, è una delle migliori pistole del mondo. Come si leggono questi dati? Di Cthulhu, il 6 è Cthulhu. Un successo. Ok, okay, quindi c'è un dado bonus. Sì, sì. Mi serve un dado in più. Quindi un punto lo tenete per, quindi c'è due punti bonus. Esatto. Più un punto bonus lui, lo stesso pool di prima. Ok, allora sono 5. Erano 11 in tutto. Ah no, più un dado in più perché 5. Per i 5 di prima. 10, 12. Che i vantaggi sono che stai schivando bene i pezzi dell'hangar che stanno venendo giù. Due successi e un vantaggio. Forse okay. Anche il 66. No, no, no. Ti treni in inganno perché ci sono 2-6, ma esatto, invece... invece... Nave va. Va. Un successo. Successo. Si allontana di uno. Di 4. Ma lui ha fatto 2 successi. Ah, 2? Non ho perso. Allora niente. No, 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 sei da quello di distanza. Sì, quindi puoi sparare con cannone a ioni. Io sparo. Il cannone a ioni era più 1, cos'era? Non mi ricordo. Cannone a ioni era più 1. Sì, più 1. Vuoi controllare? No, no, fai tira più 1. Se era più 2, ritiri un altro dado. C'è. Azzurro. Un successo, vabbè, se tanto non faceva più. Sì, perché se manchi è peggio, eh. Un successo e 3 vantaggi. Zero d'armatura. Beh, sto reattore sarà piccino, cacchio. Ah, ce l'ho scritto poi io. Iron Cannon, più 1, danno fa 1, critico 2, fa un danno. Fa un danno. Un danno ai sistemi e, alla nave. Ma dobbiamo fermarlo o eliminarlo? Fermarlo o eliminarlo non ci serve. Se no potevamo usare i missili. No, no, fermiamolo. Quell'androide costa sicuramente più di questa nave anche se aggiornata. Io uso i miei 3 vantaggi col successo per dare un bonus a un altro dopo. Quindi per avvicinarsi, perché magari lo prendo di striscio, rallento un attimo la nave. Sì. Comunque vabbè, i danni del Ion Cannon e lui ha... Upgrade any allied character next check. Di 1. Mm-hmm. Ok. Quindi invece di 12 ho 13 dadi. Se è tutto come prima. Sì. Beh, devi tirare command. Esatto. I miei. Vabbè, i vantaggi in command vedremo poi. Non so, ne ho idea, onestamente. Quindi adesso non li uso. E sempre pilot. Comunque agile come la precedente, la talisman. Non trovi differenza. Eccolo. 3 successi. 4 successi. E confonde quello senza i pallini, in mezzo a te. Vero, infatti non lo leggo mai. 4 successi. Puoi fare cambio? Ho avuto 4 successi. Io li ho tutti senza pallini. Quindi sono 4 di Claudio. Esatto. 1 di bonus. 1 di bonus. 3 di abilità. 3 di abilità. E 2 di energia. 2 di energia e 5. Adesso che sono 78 dadi farà un successo. Sì, chiaro, perché il sistema funziona così. Va, se tiravi 3 dadi facevi 3 successi. Ah, dici così, l'ho pulito. Infatti. Un successo. Un successo. Bomba! Hai visto? Vuoi tirare? Ragazzi, che faccio? Spingo? Sì, spingi. Spingo. Sono con tutti quei dadi, veramente un peccato. Dobbiamo salvare l'universo. No, un successo. Un successo. Un successo e un quantitativo innumerevole di vantaggi. Cazzo, ma scusa, ma tu quanti dadi hai tirato in tutto? Prima c'hai 3 vantaggi, però le aggiungi i dadi. No. Un sovraccarico. Ha tirato 26 dadi. Aggiungi 3 dadi. C'era 3 vantaggi da prima lui, che ha detto che si teneva per dopo. Nel turno precedente. Sì, sì, esatto. Sì, li usati. Ok. Quindi adesso sono tre. Ho caricato il reattore con un danno sì, meno. Però adesso c'hai 5 vantaggi. Quindi ho 3 di reattore più 4 dell'energy point solo che ho. E 8 di pilot. Ah, senta la fuga, sta sovraccaricando i reattori, vedete che hai messo scintille. Si allontana di uno. Successo. Uno è di uno più lontano. Ah, ritira. Vediamo se riesco a fare la fuga. No, no, no. Uno sempre. Si allontana di uno. Perché lui ha fatto uno. E appunto, io 4 più 1, 5. 2 più 1, 3. Ah, giusto. Due segmenti. Giusto, di allontana di due segmenti. Quindi vado di 4. Io adesso a 4 non posso sparare con Lion Cannon. No, puoi sparare solo a 2. Tutta la potenza ai reattori. Proviamoci. Sovraccarichi il reattore?
Ma sì, punto no, zero. Non serve. Ma sì, ma no, non serve Claudio. Più punti di energia per lui. Non è Claudio, è Ron. E non serve lo stesso. Mi dai quello? Questo? No, no, oddio, cosa sta succedendo, Eric? Il più assennato fra noi. Tre successi e un vantaggio. Come non detto, non fa danni al reattore. Ok. Quindi tre successi di boost. Quindi tre di boost. Tre di boost. Più cinque di vantaggi di prima. Perché cinque vantaggi? No, ha fatto cinque vantaggi il tiro di prima lui, sì, adesso. Ha detto un'enorme quantità di vantaggi. C'era cinque vantaggi. Io ho fatto cinque vantaggi e ne sono successo. Okay, quindi niente. Niente command. 5 vantaggi. 5 vantaggi. Cosa faccio con 5 vantaggi di command? 3 di abilità. Sono moltissimo tiro. E 5 di agility. Ti stai caricando, stai pensando al discorso. Sta diventando faticoso. Lui adesso ha fatto. Scusa, Simo, lui ha fatto 5 vantaggi adesso. Sta pensando al discorso da fare dopo. 3 successi. Quei 20 dadi, 3 successi. E un vantaggio. Un vantaggio. Io non posso sparare. Vai. Tre successi hai fatto? Sì. Quattro. Quattro. Otto. Dieci. Ma il colpo del Lion Cannon non gli ha abbassato niente. Sì. Sto tirando un dado in meno. Sto tirando un dado in meno. Uno, due. Ci avviciniamo di fatto, tu hai fatto. No. Si allontana. Tu hai fatto tre successi. Io ho fatto tre successi, lui due. Esatto. Ma lui è più veloce di due. Infatti. E quindi va via di uno. Esatto. Si allontana ulteriormente di uno. Scusa, la domanda però. Sì. Lion Cannon fa un numero di danni minimo, no? Uno e uno. Solo un danno fa. Sì. Un danno sì, all'integrità e un danno ai sistemi. Infatti sto tirando un danno sulla scheda della talisman. È un vantaggio per voi. Io non posso fare niente da qui. Prego, il senza volto che dia. State sovraccaricando i motori, cominciano. Perfetto. Lancia un siluro davanti a lui. Dovrà necessariamente deviare per girare attorno all'esplosione. Signori, i siluri non sono sufficientemente veloci per superare quella nave. Quella nave è più veloce dei siluri. Non è possibile. Tre segmenti per turno fanno i siluri gravitonici. Basta di questa. E quella nave ne fa quattro. Sono a... ma vengono usati più che altro per tirare giù quelle più pesanti che si muovono più lentamente. Considera che ora leggi un attimo le specifiche tecniche. Un siluro gravitonico fa un danno e un critico. Sempre. Scusa, fa 6 danni e un critico sempre. Ciao lui, ok. Cioè, vi one shot alla talisman. Sì. No, nella mia testa un siluro è più veloce di una nave perché va dentro della carta. Quindi tu devi fare il minimo 2 successi per pareggiare. Sì. Se li fa 0. Perché è una nave più piccola. È come chiedere, visto che sto guardando la Battlestar Galattica, a Galattica di star dietro a un caccia. Certo. Senti, io comunque... ho sti 14 dadi di command, io provo a pomparlo, se lo perdiamo lo perdiamo. Penso che adesso è solo a 5, no? Sì, se va a 8 ciao, no, si sparisce, ovvio. Quello ce l'ho già fatto. Non ho fatto un cazzo, wow. Neanche un successo. Vuoi spingere? No. Ma hai tirato anche con i vantaggi di prima? Sì. No, sono stanco. Si fotta. Sta pensando a Omar. No. Abbiamo perso. A Omar che è diventato uno stronzo. Ma a causa tua, Zé. Non posso fare niente con i sensori. E no, perché se non ti dà l'energia. Uno non diventa così solo perché cerchi di ucciderlo. No, è vero, non solo perché cerchi di ucciderlo, perché cerchi di ucciderlo non ce la fai. E anche fregarlo. E cerchi pure di fregarlo. No, quindi... excuse. Come prima, lo state ancora spingendo. Diciamo che sarebbe stato peggio se fosse entrato nella mente di Omar e vedeva che stava aiutando i barboni a dargli da mangiare... che accudiva sua madre in sedia a rotelle, sarebbe stato un po' peggio. No, per me è peggio così. Quindi io? È peggio così perché io conoscevo Omar. Quindi hai lui zero. Quindi tre, un tiro base. Okay, quindi non avevi fatto vantaggio uno, prima. Un vantaggio di prima. Tre di pilot. Solo perché ho avuto una e cinque di... sì, e tre di energia. Non so come altri due. Mi chiedo se devi fare anche un tiro di acrobatici per vedere se non fai altri danni alla nave, però... Vedo un successo. Tre successi io. Minchia, complimenti. Io sono un ottimo tecnico. Scappa uguale. No, è molto più facile riparare. Scappa uguale perché Eric non sa guidare. Sono più bravo a fare il tecnico che a fare l'assassino. Sono troppo sobrio. D'altra parte. Non mi avete fatto bere per tutta la puntata. Ma adesso stai bevendo? Sì, ho capito, ma devo recuperare tutto in pochissimo tempo. Però adesso è recuperato in pochissimo tempo. Non è che si ubriaca facile. Se ne possono ottenere il sovraccaricatore fino a un massimo uguale alla classe della nave. 3, 3, 3, che cazzo.
Ma noi siamo 4. Per tutti i tecnologi si dimezzano i danni subiti dalla nave, ogni successo diminuisce di un danno, minimo un danno al reattore. Ok. Questa è un out rule perché la, quella del technology tour è certo, un po' complicato. Vabbè, vediamo cosa faccio. Tipo potenzi di te fai 3 danni alla nave. Prima. Sì, sì, c'è già tutto dentro. Un cazzo di merda. Raga, oh. Un 6. Beh, successo, 2 vantaggi. Spingo per una nave già lontana. No, spinge, è l'ultimo tiro. Ti mancano 3 tiri, 3 dadi per il reattore sovraccaricato. Spingi, un altro vantaggio. Spingi. Dite voi, l'ultimo tiro, dai, l'ultimo. Se fallisce questo, poi non andiamo più a 5. Appunto, non gli regalo un death point su una battaglia già persa. È già avanti di uno automaticamente solo per questo tiro qua. Non sto a spingere. Sì, ma se tu spingi e fai 5 successi, gliene recuperiamo 3 o 4. Ma non posso fare neanche da che cosa fa. Non puoi fare 5 successi, c'hai 78 dadi. Ma dipende vediamo anche da che cosa fa Simone. Certo. Ma Simone farà un tiro di merda. Ma poi lo decide lui cosa fare. Sì, certo, io sto spingendo su di lui. No, niente. Peer pressure. Vai. Siete dei deboli. Capo che avete fermato. Vedi uno. Altri 2 tira, segmenti. Fate contento 8. A me. E non hai tutti i dati perché ma andavamo in pari uguale. Lo perdevamo comunque. Andavamo in pari. Se fossimo stati lì, avrebbe avuto senso. Ma prima di perdere i contatti, mi arriva un messaggio. Mm-hmm. Sparo al messaggio. Allo schermo. È un pappagallo. E il pappagallo dove l'avete lasciato? Era sulla nave. Pappagallo, uso, non posso usarlo, uso il plot point, l'ho messo sulla nave loro. Meno male, non c'ho usato. Arriva un messaggio. E fa... Araldi. È stato un bel incontro. E la nave sparisce. Sì. Ti saluta! Mi alzo. Ci abbiamo provato. Riportiamo questo stronzo di Gurbani a Sedibi e lasciamoci questa storia alle spalle. Vado a dormire. Ma secondo voi perché continuiamo a avere questi contatti con l'oscurità? Non si stanno facendo sempre più numerosi... Ti guardo e ti dico, anime oscure richiamano conseguenze oscure. Secondo me è il capitano che porta sfiga, però non dirglielo perché potrebbe offendersi. È per quello che la strega del cammino del successo col sangue non si arriva molto lontano. Vado, esco. Infatti non si fa con il sangue, si fa con le ossa. Nel frattempo vi arriva non scivola solo un messaggio ed è la sonda del bulletin. Ok. Rimanete sconvolto dagli avvenimenti delle ultime settimane. Si parla dell'apparizione che il giudice incarnato ha preso il controllo del seggio di Coriolis. Ci sono delle rivolte nei cellar sempre di Coriolis. Umaniti in rivolta su Gina. Una rivolta delle classi sociali su Dabaran. A Zalos i paria stanno mobilitando tutte le navi, incluso il monastero, che è la mega nave con antimateria e ossa dei martiri, per muovere guerra verso Coriolis per questo abuso del giudice. Insomma, l'orizzonte sta andando a catafascio. Perché possiamo chiudere così, io mi va tempo dopo vado da Ron e gli dico, mi hai fatto il nome di qualcuno che conoscevo. Shariar? Parlami di questo Shariar per come lo conosci in questo momento. Ho una gran voglia di fare un po' di giustizia. È una delle persone peggiori che io abbia mai avuto modo di conoscere. Ha sfruttato e messo in schiavitù decine, forse centinaia di persone, non saprei ormai. E ha ucciso l'unica donna che io abbia mai amato in vita mia. L'ha fatto davanti ai miei occhi e l'ha fatto ridendo mentre lo faceva. Dove vive questo Shariar?
Era su Dabaran. Quando mi avete recuperato e Zero mi ha portato per la prima volta sulla Calypso, avevo cercato di portare via Shahrazad da quel pianeta. Zero non ha fatto parola di tutto questo. Beh, pare che non faccia parola di molte cose. Parlo Zero. Perché chiacchiere sta da Zero? Io faccio la connessione fra Schiavista, Dabaran e quello che ho sentito di Omar. Soprattutto anche perché tu hai Wiz 4. Esatto. Lui quando me l'ha descritto l'altra volta faccio: ah, non ho idea di chi sia. Tu magari sì. Ah, io ho anche il biglietto con la sua scrittura. Questo è lui. Questo me l'ha lasciato scritto quando ha portato via. Adesso sì. E in questo momento c'è la telecamera perché è un film, chiaramente. Cioè, ovvio. Perché tu guardi la cosa che fa tipo e leggi tipo il messaggino che ti aveva lasciato. Tipo, ci vediamo lì, non far venire Zero così stiamo da soli. E poi ti ammazzerò, ammazzerò la tua tizia, torna a casa o muori. Ci vediamo da qua, dai. Se vuoi accartocciare il messaggio, secondo me è proprio bello. Esatto. Merdina. Bene, sempre più drama Coriolis. Esatto. Drama. Megoriolis. Megoriolis. Porca puttana. Quella che avete ascoltato era la decima puntata di Coriolis. Che è troppo pesante. Complimenti a Roberto per la... Cioè, io non gli ho fatto un assist. Proprio non ci ho pensato, perché io conosco Zero. So perché si chiama Zero e lo volevo motivare a fargli inseguire la preda. Io non ho pensato al collegamento. Quindi, ma io avevo 5 punti di stress mentale. L'unico che ti è scappato... perché Omar è il primo che gli è scappato. Sì. Bellissimo. Bastardo. Se volete scoprire cosa succederà... Era Coriaceo. Coriolis. Coriaceo. Se volete scoprire cosa succederà alla Talisman e a Omar, continuate a seguire le avventure della Talisman. Se volete scoprire come funziona il PvP in questo gioco, suppongo. Beh, non lo so, sono talmente confuso. Boh, vabbè. Zero, c'avrebbe solo una frase per te. Anche a te hanno cercato di ammazzare un sacco di volte, non sei diventato un così figlio di puttana. Eh sì. Non cercherai di convincerti, per lui è giusto così. Vabbè, lì ci sarà poi da vedere come andrà, perché... Zero, quanto dovrebbe essere ancora più figlio di puttana con tutte le volte che hanno cercato di ucciderlo. Sì, però questo qua non se lo meritava, gli hai rovinato la vita, l'hai screditato di fronte alle persone a cui voleva bene, l'hai convinto... Hai cercato di incastrarlo perché mi ha spaccato un candelabro in testa. Ma perché volevi uccidermi? Non lo sai, hai avuto vinto tu l'iniziativa. Non si saprà mai. Dovevi prima morire e poi sei preso. Esatto. Esatto. Tu cazzo, anche tu che pretendi. Le basi, Alice, proprio. Le basi. Prima devi morire. È indifendibile Zero da questo punto di vista proprio. Vabbè, dovrete continuare ad ascoltare Coriolis. Per sapere come finirà. Mi sembra giusto. Se questa storia d'amore finirà. E Pix. Facciamo fuori, facciamo adesso. No, facciamo anche fuori adesso. Sì. Intanto vi dico che comunque settimana prossima continuiamo con Coriolis, quindi restate sintonizzati. Coriolis. E si sveglierà Gorbani. Se non avete l'abitudine di sentire side quest, adesso lo opero io. Male, ovviamente. Ma sappiate che quando finisce l'Irrail, noi cominciamo una mini campagna tutta episodica di Not the End alla Love, Death and Robots, con tutti gli episodi diversi. Quindi ogni puntata durerà dai 7 ai 12 minuti? Assolutamente sì, non di più, compresa la sigla. Quindi qualora non ci abbiate ancora ascoltati, ascoltateci soprattutto se vi va di sentire com'è Not the End. Esatto, okay. Registrate tutte in una volta sola. Sì. Esatto. E così state a posto. E per 2 mesi sono a posto. Evviva! Vadi. Si comincia, siete tutti qui presenti, un punto. Avete superato delle difficoltà o aiutato la Civulma a raggiungere il vostro obiettivo? Ci siamo salvati. Ma direi proprio di sì. Avete messo voi stessi o la Ciurma a rischio per un vostro problema personale? Direi di sì. Io sì. Non sono riuscito. No, perché stasera non c'era abbastanza alcol. Io non è strettamente il mio problema personale, però... Io no, ma settimana prossima no. Io ho fatto ingaggiare combattimento con una nave... dentro l'oscurità soltanto perché avevo voglia di un po' di autodistruzione per quello che avevo scoperto. Ma io no, ma è il tuo problema personale l'autodistruzione? No, il mio problema personale è Omar. Mi sono lasciato alle spalle qualcuno di prezioso. Che è? Ora mi torno. Il mio problema personale è che ho lasciato alle spalle qualcuno di prezioso a un altro. No, sono gli zerotti. Io non
penso, perché alla fine ho visto lo scudo. Si è visto inizio puntata. Esatto, vai! Esatto, a meno che il la questione del di Bob, del mettere l'astronave, tutto stia riguardante l'oscurità. Sì? Sì. Aha. Ah, ok. Poi lo scoprirai. Che bello. Lo scopriremo tutti. Addirittura. Avete imparato qualcosa su voi stessi o su un altro personaggio? Posso metterne 5? Beh, io no. Allora, sì. No, tu no. Per me sì, su me stessa che posso prendere delle decisioni importanti. Però alla fine giuste. Vero. Ma giuste. Io ero molto che date per il no. Non lo sappiamo ancora se sono giuste, lo scopriremo più avanti. Io dovrei avere un negativo. No, dai. Per uno dei miei personaggi, sì, perché lui non è riuscito a tenere testa alla nave ed era sobrio. E io c'ho Eric, sarebbe il miglior pilota del mondo se fosse sobrio. In realtà no, è peggio quando è sobrio. Io l'ho sempre detto, ma la gente non mi ascolta. Capisci perché? Sarebbe meno uno. Claudio, niente. Avete sacrificato, rischiato qualcosa per il vostro compagno? Fidato, Buddy. Beh, io ho sacrificato un punto mentale per far capire a lui che sono un pezzo di merda. Però. No, io non ho sacrificato. Non si può chiamare il fumble. No, io non ho sacrificato qualcosa, no. Cioè, no. Beh, però il fumble è stato chiamato perché in teoria era sul 6. Credo che nessuno abbia. House rule dell'House rule è l'1. Sì, ma il fumble è stato chiamato in quel momento sull'1 perché ci stava benissimo nella scena. Sì, sì, quello è vero. No, ma poi il fumble è però ha sacrificato Roberto, non ha sacrificato Zero. Minchia, non ha sacrificato Zero. No, gli Zero ha detto, fatto fumble. No, Zero non ha fatto fumble perché ha fatto come, sarebbe 6. Rischiato qualcosa col tuo compagno, sì. Ha senso. Io per Eric non ho rischiato niente. Io sì, io mi sono lanciato in mezzo a dove sì, c'era lo stronzo. Per me nessuno rischia niente. Alice? Tu quello che bevi. Esatto. No. Ti sei nascosta quando, anzi addirittura è uscito l'omino al teletrasporto. Sì. Quindi, niente. Avete agito in accordo con le icone? Con la vostra icona? Col Getz. Beh, io ho cercato di risolvere una situazione parlando prima di sparare. Ma no, la tua. Io ho cercato di sparare prima di parlare. Ma io questa volta no. No, aspetta, hai atteso prima di sparare, quindi non proprio. No, io questa volta no. Non mi sembra, cioè. No, direi di no. No, neanche io. Basta. Evviva. Ecco, li spendo subito per aumentare dexterity a 3, allora. Grande, ormai basta. Ormai è il è la festa del parkour. Ma che parkour? Io li spendo tutti per aumentare ranged combat a 5. Figlia. Io adesso tiro 10 dadi di base. Io rispenderò per chiederti se posso ampliare l'efficacia di uno dei talenti. Sì, direi che però costi 6. Posso per anche spendere. Sì, sì, sì. E poi vabbè, decidiamo come. Perché sì, poi... sì. Allora, grazie per aver seguito anche questa puntata di Fumble. Settimana prossima torniamo con Coriolis, ma tra 2 settimane torniamo con Clotos. Che ha vinto come miglior Ne ho sentito parlare, mi hanno detto che ha vinto come miglior game design. L'ho visto tipo su, mi stavo guardando una puntata di Fumble, c'era sul lato, esatto, qui nella sì, qua qua sotto sì. Dove se ci state guardando potete vederlo. Così scrittato neanche c'è posta per te. Clotos, anche perché poi è questa puntata che nessuno può avere ancora visto. Clotos lo trovate in vendita su fumblegdr.it, ma quello che ci sentirete giocare sarà un hack di Clotos che sto scrivendo in questo momento. Molto bello. Alcuni di voi hanno già avuto modo di testare il terreno a Modena. È vero. Qualcuno di voi ha già fatto un pezzo dell'avventura, non ancora dell'hack vero e proprio, ma dell'avventura sì. Si parlerà dei samurai e torniamo nei 5 anelli. Wow. Nella stessa timeline mancano un po' i 5 anelli. Nella nostra avventura. Quindi Iscrivetevi a Loot. Perché sta iniziando la nuova stagione, quindi si riparte che non dovete sapere niente. Venite a giocare, troverete informazioni dove? Sulla pagina Facebook, chiedete di iscrivervi e in più a breve, con grazia, la grazia di Claudio, che come al solito non c'ha niente da fare durante la settimana, no? E quindi ha trovato anche il tempo. Ho preso le ferie per fare sta cosa. Urca! Di organizzare un paio di sorprese che ci saranno per Loot e sarà tutto più semplice e più veloce, quindi ancora più da casa
mentre non fate un cazzo. Bellissimo, sembra giusto. Pigrizia for the win. Che è lo scopo di tutta alla fine. Giocare da casa quando c'hai voglia. E poi andate su fumblegdr.it/playtest, perché se avete già giocato i nostri playtest e non avete ancora lasciato il feedback, lo potete fare da lì. Se non avete ancora giocato ai nostri giochi in playtest, potete iscrivervi al gruppo e presto riceverete informazioni sui tre giochi che sono in playtest. Yes, usciranno pilloline di quelle non escono cartacei. No, escono pilloline quando le mangi, come per ogni gioco di ruolo ti fanno fare viaggi fantastici in cui vedi cose meravigliose. Invece LSD con rebranding. Non dirlo. Invece di pugnalazzo uscirà tutto una volta sola, perché è un mega file con tutto il primo libro da leccare invece che leggere. Sai quei libri che c'erano gli adesivi di fianco che dovevi attaccare sulle figure, no? E va bene, uguale, solo questi qua li devi leccare prima, e c'è un SD e non c'è un libro. Però tu sei convinto di essere attaccato. È l'album dell'ipnorospo. Quando, esatto. Quando ti riprendi, hai la casa costellata di figurine. Ultima cosa, grazie Pietro che ha fatto un quadro ad olio della copertina di Clotos, che ha vinto come miglior game design. E che adesso fa bella mostra di sé. Non l'avevo visto. Dietro di voi, sulla mia parete. Grazie Pietro, andate ad ascoltare Epoca, perché è iniziata la nuova campagna. Esatto. Se non avete ancora ascoltato Epoca, è il momento giusto per iniziare a farlo. Sì, yes. Ma è fighissimo, ma lo voglio anch'io. Cartonato. No, cartonato. Te lo posso dare io, non ti preoccupare. D'accordo, ascoltate anche il podcast che abbiamo registrato al Play. Che incredibilmente c'eravamo più o meno tutti. Il panel era bello. È stato un bel panel, lo trovate nel feed di Fumble, quindi sarà facile da ascoltare. Il feed, esatto, di Fumble. Noi ci sentiamo settimana prossima e buona avventura a tutti. Fumble now! Fumble!